è cult, ma è una. Potrebbe Non essere siete seri. tutt'altro. Tanto la cosa importante in questo momento è che c'è il padre Flanagan e c'è anche il De No, la Benedettis. cosa importante in questo momento è che Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo in Italia dal vivo e siamo tornati dopo le Compare Flanagan e De vacanze. È Benedettis. secondario questo però. Esatto. Ci sono delle cose importanti da dire. Uno, dal prossimo mese ci sarà il sito nuovo di Fumble su cui ci saranno delle cose per tutti quelli che sono associati a QWERTY o hanno fatto una donazione a Fumble. Quindi, se non l'avete ancora fatto, è il momento giusto per farlo. Anche perché poi, come con i Kickstarter, dopo vi costerà di più. Non è vero, però è uguale. Fatelo lo No, stesso. però Sblocchiamo meno ci cose. saranno cose nuove da qui in avanti. Un po' di cose nuove. Ricchi premi e Cotillon. Vi posso già dire quale sarà la prima, così iniziate a mettere dei soldi sapendo che cosa andate a mettere. E sarà la soundboard con le musiche di Fumble. Quelle che non sono poche, peraltro. No, sono parecchie e saranno aumentate di settimana in settimana. Non tutte le settimane perché non sono come le miniature. Beh, però, E poi, insomma. voglio. Perché è un lavoro. Quindi. Esatto. Però verranno aggiunte di volta in volta delle musiche nuove alla soundboard. In più arriveranno altre cose, sempre per chi ha fatto una donazione o è socio di QWERTY. Che peraltro da mettere in sottofondo mentre si giocano, mentre si gioca, è una figata per il semplice fatto che le colonne sonore che trovi in giro hanno tutte queste colonne sonore di film e cose del genere, hanno i loro momenti di salita e vanno in alto, in basso, in alto, in basso e ti spezzano i momenti di gioco, mentre invece queste qua sono fatte apposta per fare tappeto. Non solo, se siete anche voi con un podcast di giochi di ruolo, potete usarle nel vostro podcast perché tanto non sono coperte da nessun copyright e le potete usare Io glielo sconsiglio però, amabilmente. un copyrightino o due Non ci andrebbero sarà la sigla di Fumble nella soundboard di bene. Fumble. Va bene tutto, però. Io lo facevo solo per quello. Niente soldi a questo Fumble. Però ci sono tutte le Va bene. altre musiche di sottofondo, di loop da mettere per la taverna, per la città, il dungeon, PS per la eccetera, eccetera. sigla, tagliate la puntata, potete prenderla se volete. Ma lì non è nella soundboard, quindi No. so che sono andati a cercarla. Ah, giusto, questo è il distinguo. È quella la Li distinzione. verremo a Libera cercare. informazione! L'altra cosa importante è che Fumble è parte di QWERTY. QWERTY.it è il sito del network di questa trasmissione. Ci trovate altri podcast che tra poco troverete anche sul sito di Fumble GDR perché sappiamo che siete pigri e quindi fare un clic in più potrebbe essere difficoltoso. Ci trovate anche Com'è quel gioco e Com'è quel gioco settimana prossima torna con una nuova puntata. Sì! La registriamo domani con un ospite speciale, per cui se la prossima settimana sarà in onda anche quella. Finalmente siamo tornati Yay! tutti, È una bella ripresa, evviva! dai, non è male, sono Oh, molto finite le contento. vacanze, si torna a lavorare. Beh, Cioè, non è che sia certo. qua a far ballare le scimmie. Tac, il Marchetti, sta Io tornando ho i miei Marchetti. videogiochi a casa che stanno facendo Hello, darkness, my Detto questo, credo di aver detto tutto quello che c'era da dire su Fumble in generale come podcast e come trasmissione. Quindi la puntata è finita, arrivederci. Basta, andiamo a casa. Sei spaventato, almeno Sono un po' molto per questo. spaventato. Io lascerei anche introdurre a Claudio il nostro ospite di stasera. Ah, Fabio, eccoci qua. Ciao a Ciao tutti. Fabio, Ciao Fabio now. Fumble, Fabio. Fabio now. Fabio potrebbe tornare su altri lidi in altri modi, in altri momenti, in un secondo momento. Soon. Soon. Esatto. Probabilmente, Beep. forse, sicuramente. Beep. Spoiler. Spoiler. Andate a vedere spoiler. Andate a vedere spoiler, Una giusto? puntata QWERTY bellissima. Bravo! Fumble now! Fumble now è il codice che potete usare nel nostro shop su fumblegdr.it/shop per comprare i manuali di Urban Heroes e dare un po' di soldi a noi e a loro. Potete usarlo anche come codice per comprare qualsiasi altra cosa su qualsiasi altro e-commerce. Anzi, Non è detto che ci sia un output. esatto, è consigliato vivamente dai migliori ortopedici. A proposito, se per caso E anche un scoprite. dentista su tre lo consiglia. Sì. Sempre peste, ma Ricerche di è sempre laboratorio. quell'uno su tre che Esatto. consiglia tutto e gli altri due non consigliano un No, cazzo. esatto. Ah, non si alternano, è No, sempre lui. è Sempre sempre lui. Gli quello. altri due lo sconsigliano fortemente. Ma Io noi vorrei ascoltiamo, si mettono la faccina. sottolineare che durante questa trasmissione tutti e cinque abbiamo il ciclo. Questa cosa può essere, non può essere dimostrata, ma neanche smentita. Quindi a questo Esatto. punto la prendete così com'è. Come la terra che è piatta.
Non sbattere troppo il tavolo, perché questa non è la sera giusta per sbattere. Giusto, è vero. Dimenticavo il gioco. Esatto. Ah, era coperto dalla bottiglia di quella cosa che non si può nominare, quella bibita. No. Esatto. Giusto, giochiamo a Dread. Scusate. Per chi non conoscesse Dread, andate ad ascoltare le puntate precedenti che abbiamo giocato a Dread. Comunque, oppure ve lo diciamo in poche parole. È molto molto semplice. È un gioco. Abbiamo da sera. Grazie, queste grazie sono Roberto, un po' sempre. Più di parole. Cioè, non si tirano dadi in questo gioco di ruolo, c'è una torre del Jenga. Tutte le volte che il tuo personaggio fa qualcosa sotto pressione o che non sa fare, deve prendere un pezzettino del Jenga esattamente come se stesse giocando. La torre cade, è rimosso dal gioco. Succedono cose molto brutte. Vi ricordo che potete usare una sola mano. Una volta che iniziate a tirare fuori un mattoncino. E non è un consiglio, potete usare una sola mano. È un obbligo. Infatti dovete usare una mano. John Holmes è preso malissimo in questo momento. Perché credo anch'io. Non bastano. Cioè. Se iniziate a tirare fuori un pezzo, o lo tirate fuori fino alla fine. O lo rimettete dentro. Metallo. O lo rimettete dentro. E lì rimane sempre come metallo. E poi lo tiri fuori un'altra volta. Sì, poi dentro, poi fuori, poi tendenzialmente dentro. Tendenzialmente. Potete decidere appunto di non tirare fuori il pezzo, ma fallite. Non morite. Ma se non lo tiri fuori fallisci tantissimo. Diciamo che fallo è la parola. Dipende dall'obiettivo. Sì, vero. Puoi assaggiare i pezzi prima di iniziare. Puoi. Secondo me il primo che tocchi è quello che devi tirare fuori. Puoi assaggiarli. Secondo me sempre puoi tipo fare così, magari no. Allora, finché non inizi a tirarne fuori. Esatto. Allora, se vedi che proprio non si muove facendo così, va bene. Però se già fai così e si è mosso, allora lo devi tirare fuori. Ok, se comincia a muoversi. E ora tirarlo su. Esatto. Sono passati 9 mesi di solito. Ma anche prima in realtà si inizia a muovere. Parecchio prima. La voglia. Altra cosa. Altra cosa, se muore qualcuno o finisce fuori gioco, la torre si ricostruisce e si va avanti. C'è scritto nel regolamento di Dread che Padre Flanagan non può morire. È immortale. No, Padre Flanagan può morire. Quello no! È sì, sì. Però torna. Potrebbe anche morire al primo tiro. Attenzione che... c'ha la sua età. C'ha 82 anni, ha fatto una vita importante. Io ho messo un coso idraulico sotto al tavolo in modo che quando Roberto tira da un colpo sotto al tavolo... Ma vedi, credo che tieni la prima mano, ti fa una cerbottana, tipo... Secondo me, esatto, sì. Io credo che oggi il master giocherà... Sono, morte, sono due anni che si allena nella telecinesi concentrandosi fortissimo. E questo è il giorno in cui lo dimostrerà. Esatto. Esattamente. Ah. Aiuto. Vogliamo cominciare. se dobbiamo. Ti sento restio. Ah, fai prima un riassunto, Claudio. Un riassunto? Sì. Va bene. Tutto comincia nel mio studio di Milano, quello da cui si vede la Madonnina. Avvocato, la smetta di registrare. Sto facendo il riassunto per quando arriviamo, che c'è il nostro amico, come si chiamava? Che riassunto? Padre Ignazio. Del gioco dei troni? No, il signor Ignazio sta facendo. No, me l'ha fatta vedere tutta quel gioco dei troni. C'è un sacco di turpiloquio. Un sacco. Non siamo neanche. Un sacco di gente. Posso dire solo una cosa e poi vai avanti. Siete peggio dei kobold. Veramente sì. Io non credevo fosse possibile. È possibile. Comunque adesso finisco questa cosa qui poi torniamo a vedere la Daenerys. Ma siamo arrivati? Stiamo facendo come Gendry. Due anni di volo Milano-Roma sono un po' un po' tantino. La prossima volta devo dire a Pier Maria che deve stare più attento perché va bene l'economy, però... No, ma lo so, è il Vaticano, io non ci fido. Tra l'altro, in questo momento ti arriva un'email sul telefono. È di Pier Maria. E cosa dice? Ecco il dossier sul Guggenheim. Oh, okay. Che arrivato. Beh, mi sembra efficiente quel giovanotto. Comunque mi stava dicendo non sì, sarà signora delle pulizie. Un riassuntino che io questi due anni in volo non so se la pressione. E saranno tutte le cose che ha visto, tutte le serie TV. Ne ha non è che ricordo molto. Ne ha viste un po' tante, però di serie TV, è un po' un vizio. Sì, ho visto anche quell'altra bella, quella con tutti i tizi. Scienziotto. Scienziotto. Sono persone che contano 7 e poi 9 diretti. Ero poco attento. No, ma l'ho visto pure lei. Quella con tutti quelli che scopano. Ah, quella con gli invertiti. Nel senso quelli che si sentono la mente degli altri. Perfetto. Ah, sì. Secondo me non era. Non lo so. Ma che ci frega, finché si divertono. Vabbè, allora, ti dico cosa è successo. Praticamente mi aveva chiamato per quel signore che aveva avuto il cane di zucchero in casa sua.
un po' violento, mi diceva lei, e praticamente niente, il suo nipote ci ha tipo fatto sognare, secondo me ci ha drogati, delle cose un po' brutte. Ah, quella brutta bestia! Esatto, che però gliela fate vedere lei. Una bella bestia. Vedere, una bella bestia. Gliela fate vedere. Mi ricordo che l'ha proiettato col suo karate, col suo shibari, col suo buka. Non sono bravo in queste cose giapponesi. Ah, buka, che lo conosco. è quell'arte marziale dove proietti le cose verso la faccia della... C'è Shishiti, porno. Io sono cose che io non guardo, che Pier Maria continua a andare. Giusto, beh, almeno non ci prende banda. Tutti gli spyware, mi hanno detto che si chiamano spyware. Non ho capito dove sono. Non la conosco quella categoria. E vabbè, non lo so. E comunque praticamente ci siamo... Questa cosa ci ha un po' indispettiti, perché pensiamo che il Marchetti sia implicato in qualcosa di brutto. E omicidi. E stiamo andando a trovare il Papa quello nuovo, che mi sembra uno bravo. E a me piaceva di più il Ratzinger, secondo me. Una Papa linea... quello nuovo era già il Papa quando siete partiti, eh? Ma non è nuovo, non sono... non è un aereo. E niente, quindi siamo saliti in volo per il Vaticano. Come si chiama? Trovavamo... Alto Passero! Alto cosa? Non sono stato molto attento. Ah no, quello è quello del gioco dei droni, vabbè, si assomigliano. Vabbè, sono simili, si vestono sempre col saio come San Francesco. Anche lui a me convinceva poco, i domenicani secondo si me... Si faceva di brutto Francesco, invece... parlava con le bestie. Se non rispondevano loro, dipende. Comunque, vabbè, stiamo andando in qui a Roma. Il volo è durato un pochino. Che c'erano anche quei ragazzini tipo posseduti. Il volo è durato. Sono i droni, quella nuova l'ho sentita, l'ho vista sui il crocodillo. Nel gioco dei troni erano posseduti i ragazzini? No, non l'ho vista quella chiesa. In chiesa i ragazzini sono posseduti. I ragazzini, ah sì, giusto, i ragazzini, quelli che fanno, vabbè, ma lì abbiamo chiamato i carabinieri, c'era sotto tutto, se non mi sbaglio. Sì. O no? Sì. Non ricordo, vabbè, ma niente. Figurati io. 2 anni in aereo, c'ho un po' la schiena che fa crick, è una cosa un po' brutta. Beh, quindi andiamo a parlare col Papa. Non avete passato 2 anni interi in aereo, siete stati spostati prima in Perù, poi in Norvegia, poi in una piccola area di Singapore, poi siete stati mandati in Russia, poi siete tornati in Perù, poi siete stati spostati in Guatemala, alla fine vi hanno portato. Speriamo che non sia umido come l'altra parte. No, ma secondo me... il letto. È che probabilmente... ma lei se lo può anche togliere. Ah, no, non si toglie mai. Non si toglie mai? È tatuato. Sì, però allora perché è Bermuda sotto? Ma sotto è libero arbitrio. L'esperto di diritto canonico sono io, l'esperto di canonica è lei. No, ma c'è un senso, perché quando... Oh, stiamo atterrando. Oh. Però quando sei dietro l'altare non si vedono i pantaloni. La lucetta allacciare le cinture si accende. E clic. 2 anni. Perché deve fare il suono con la bocca? Perché mi funziona da tonico, perché 2 anni non ho ancora capito come si vendono queste cose qui. Tutti gli ultimi 4 voli, tutte le volte che sono atterrato, l'ho sempre legato tipo nodo. No, non mi funzionano mica. E sarà che l'Alitalia funziona male. Non è dell'Alitalia questo volo. Ecco perché siamo arrivati. Gli altri prima erano dell'Alitalia. Ho detto a Pier Maria questa volta Lufthansa, perché l'Italia proprio non ce l'ha. Air Vatican fa tutte le missioni del mondo. Ecco, solo giusto, è per quello che siamo finiti in Guatemala. Esatto. Ora si spiega. Congo, sai, quei paesi, no, dove c'è tanto turismo. Ad ogni modo, atterrate. È un piccolo jet privato quello in cui siete adesso, non è un aereo di linea. Atterrate in una pista privata, infatti, e l'aereo viene portato direttamente nell'hangar per farvi scendere con la scaletta. Ha visto che bello servizio? 2 anni, però si sono preparati bene bene. Ci credo, con 1 per 1000. Uno per 1000 ce la fa. Non è il 5 per 1000? L'8 per 1000. Così tanto! Sai, te lo dice una dei tizi lì, no? Esatto. Sti cazzi! L'hanno aumentato un po' nei miei tempi. Che da quando ho fatto quel magheggio io non pagavo neanche l'ICI e l'IMU. C'è l'8 per 1000 di tutto? Sì, sono molto fiero io di questa cosa. In fondo alla scaletta vedete il Marchetti. L'ingegner Marchetti. Davvero? Sì. Sbianco un attimo. Chi è? È il Shur Marchetti. L'ingegnere che era venuto anche alla chiesa, che stava cercando il tuo amico che era morto e che non era si ricorda niente. A cui doveva arrivare lo zaino che il tuo amico aveva. Quello che la puntata era cominciata con io che parlavo con Marchetti, che diceva: ah, ma se io fossi presente in questo momento e morisse una persona, sarebbe un buon alibi.
Ah, lei lo faccio prima. Anche lei a Roma? Ci aspettava? Ho aspettato parecchio questo momento. Anche noi. Forse non esattamente non questo. Non ne ho idea, anche se mi manca l'ultima puntata. Di che cosa? Di quell'altra serie, non mi ricordo il nome. Non importa, qua mi sembra un momento teso. Ah, dice. Non è stato facile organizzare questo volo per voi. Ci credo. E spero che il vostro viaggio sia stato comodo e che abbiate ottenuto una miglior conoscenza interiore rispetto a quanto ancora mi dovete. Era pay per view? No. A quanto le dobbiamo, in che senso? Padre Flanagan mi deve ancora un favore, perché il suo favore non è stato portato a termine. Lo zaino? Lo zaino è stato rubato, sì, ed è stato rubato nella sua chiesa sotto i suoi occhi, quindi la colpa è vostra. La mia chiesa, la chiesa è di Dio. È per quello che non si paga l'IMU. Il creatore sarebbe molto contento di questa idea. Per vostra fortuna ho... Non è che l'ha costruita lui, ma della gente per conto suo. Sì. Fa scemo questo. È quello che succede di solito. Se con i credenti bigotti. Ho approntato per voi un qualche genere di guida locale e di sicurezza. Mi sembra molto gentile. Oh, grazie. Perché ho intenzione che voi ritroviate... Io mi avvicino a lui. Si dice... mi viene la parola? Non barcollando, ma Claudicando. Esatto, claudicando. Claudi. Chi va con i Claudi impara a claudicare. Mi sembra un'ottima idea. L'oggetto che stiamo cercando si trova qui a Roma. È stato portato nella speranza di poterlo nascondere sotto al naso di chi lo cerca. Ma tu lo stai cercando? Voi lo state cercando adesso, perché io lo sto cercando. E mi aspetto che non cerchiate di fare i furbi. Vi ricordate che cosa è successo l'ultima volta che ci siamo visti? Sul marchetto, un brutto sogno, poi una persona è finita impalata male, ci siamo svegliati, niente che. Con chi vi trovavate? Beh, col Vincent. Bravo ragazzo! Sì. E suo nipote, dovrebbe saperlo. Un bravo ragazzo fedele alla fazione sbagliata. Non vorrei che faceste la sua fine. Schiocca le dita, in quel momento si spiatta fuori dall'hangar il cadavere di qualcuno. Io mi una grande chiazza di sangue. Io lo continuo a guardare. Quindi? Io invece sono saltato. Non ho sentito assolutamente il rumore. Ok, che dobbiamo fare quindi? Sono voltato dall'altra parte, sto cercando di non guardarlo, ti indico qualcosa. Non di... è così brutto. Cosa? Certo, non è un bell'uomo. No, sul Flanagan, quello lì, guardi lì. Guardi quindi fuori. Dicevamo, non vedo niente fino a lì. È diventato molto peggio negli ultimi 2 anni. La tripla cataratta. Poi la cerraggio, sai, gli scompensi. Sono 2 anni a guardarsi in TV da 5 centimetri. Faccio finta di non vedere niente, perché da buon ex militare capisco quando uno sta cercando di minacciare o farti pressione, non devi dargli il vantaggio. Quindi io ok, quindi cosa? No, non dico che... Mi aspetto che lei abbia capito tutto e che tenga padre Flanagan in riga. Padre Flanagan... Sono io! Lei quel favore me lo deve ancora e io... Lo zaino? Spererei che il contenuto dello zaino venga ritrovato entro i prossimi 6 giorni. Che cosa stiamo cercando? Ah, stiamo cercando quello! E 6 giorni, ci abbiamo messo 2 anni a fare Milano-Roma, fino adesso 6 giorni. Mi allunga una fotografia. La prendo. Cioè, lo zaino è venuto da lì fino a Roma. Non lo zaino. Quello che c'era dentro. Quell'oggetto. Vedi che nella fotografia è una fotografia abbastanza mossa, però si capisce abbastanza che cosa c'è. Una persona, di cui non si capiscono le fattezze perché è sfocata. Ok. Che ha in mano una specie di tomo di quelli medievali. Ok. Molto grosso, con la copertina in metallo. Voglio provare a sapere... che cos'è il tomo? Ok. Per fare lo sborone con il tipo. Vai, tira fuori. No, calma.
momenti liscia proprio. La testata, cioè, prima di iniziare non è ancora, non è ancora appoggiata, perché ricordiamoci che ma cadere alla prima sarebbe proprio ah sì, lo so, ah! Solo pensarlo, il libro del re in giallo. Giusto, probabilmente. Cos'è? È il The Rerum Demonicum. Ah, The Rerum Demonicum. Visto che conosci... Sono per questo fatto il tiro. Grazie, Roberto. Beh, abbiamo già stato davanti. Visto che conoscete il nome del libro, sarà più facile trovarlo per voi. Mi auguro che lo facciate entro 6 giorni. Non ci sono tante belle cose lì dentro. Non mi interessa che cosa c'è dentro, mi interessa il libro. Per farne? Niente che debba interessare a voi. Signor Marchetti, io... Lo vedremo, signor Marchetti, lo vedremo. Facciamo che, come copertura, lei mi paga tariffa standard come consulenza di questi 6 giorni, così abbiamo una giustificazione per la mia presenza e qui. E i 2 anni? Come copertura... Chi te li paga? Quella è trasferta. Costa di più. La diaria. Abbiamo più o meno... Non pensa che ne usciamo vivi da qui. No, no, sono sicuro che ne uscirete vivi se fate quello che dovete. Chissà lei. Ma perché proprio noi? Sono sicuro di uscirne. È bello essere sicuri. Questa cosa dei 2 anni, lei c'entra qualcosa quindi? Io sono quello che è riuscito a portarvi qua nonostante tutti gli altri schieramenti cercassero di opporsi. E non bastava tirare giù l'aereo? E con noi dentro sarebbe stato bruttino, eh. Vabbè. Non tutti si comportano come uno dei miei più focosi fratelli. È la famiglia. Fortuna. Adesso ho in mente tutto il gioco dei troni, i focosi fratelli, non mi... C'ha tutti i familiari nelle compagnie aeree? Beh, l'importante non essere la sorella. Sono quasi tutti persone importanti. Ma non importanti, sono grandi forti eroi. Tutti decisi a vincere per il Rerum Demonicum. Per la copertura il padre Ignazio è qua apposta, facendo al prete che c'è dietro di lui di avvicinarsi. Buenas tardes, signori, benvenuti al Vaticano. Ciao, già al Vaticano! Lo conosco? Sì. Strizzo gli occhi, sì, mi guardo intorno. No, praticamente adesso ci arriviamo. Questo è Termini Tiburtina. Termini Tiburtina, termini. Probabilmente sono altri termini. 2 anni. Grazie. Da qui a Roma. Salve, signor Ignazio. Padre Ignazio. Bellissimo, reverendissimo, splendidissimo. Padre. Quanti anni hai? Mi vedete intorno ai 45. E lei lavora per il suo Marchetti? Signor Marchetti mi ha fatto moltissimi piaceri in questo periodo che sono stato al Vaticano. È saggio. Mi raccomando, affarevoli, non gli perda niente, che poi questo qua va avanti per meno 2 anni. Sono estremamente attento a tutta questa cosa che riguardano il signor Marchetti. No. L'ultima volta che qualcuno ha provato con lo spagnolo è finita in bestemmia. Alla terza frase, io te lo dico, forse la prima frase che ha detto. Era la seconda puntata addirittura, perché l'ho sentita io e non c'era la prima. Manto, ma la prima, no, c'era la prima, la prima c'era puntata, la seconda, sì. Era Manto Urban Heroes, faceva un attore tipo Lito, sì, di Sense8. Confermo. C'è il puerco così, ma a caso pensando il che cabron del esatto, ha fatto proprio una catena il di animali del puerco. Sembrava la vecchia fattoria. Tra l'altro, ciao Manto, che ci stai. Ciao Manto. È vero, la vecchia fattoria è il cabron. Che è il mercato mio padre comprò. Esatto. Ma quella secondo me quindi no, quello era ufficialmente padre Ignazio è qui per assicurarsi che voi recuperiate un'opera d'arte di cui lui è esperto e di cui voi vi occuperete delle pratiche legali. Ma quindi tutto legalissimo, suppongo. Un pezzo favoloso di Andreozzo da Cabiaio. Andreozzo da dove? Da Cabiaio. Secondo me ti ha appena insultato. Ma mi ha dato del Cabiaio per caso? Mi ricordo. Ha detto tipo paracazzo o qualcosa. No, ha detto Andreozzo. Andreozzo si ricorda quel pizzaiolo molto grosso di Milano. Se potete smetterla, io avrei delle cose urgenti da fare. Quindi non dobbiamo più recuperare il libro?
Sì. Ma lei può andare, perché noi stiamo parlando tra di noi. C'è un'altra persona che vi seguirà. Qualcuno che si occuperà della vostra sicurezza. Dove? Mi guardo attorno. Ma se c'è tutta questa gente, perché non ci manda loro? Ma mi stavo chiedendo, ha aspettato 2 anni noi? Noi siamo particolarmente simpatici o speciali? Beh, è vero che io sono molto qualificato, poi lui è membro della curia particolarmente. Lei, avvocato De Benedetti, se si è solo trovato coinvolto senza sapere in che cosa si stava coinvolgendo. Ah, quindi è Flanagan che voleva, bella scelta. L'avrei scelto anch'io. Purtroppo è necessario. Non c'è così cattivo con se stesso, è un bravo avvocato. Oh, sì, è vero, però è tutto un altro discorso. Lei. Ma io non sono nessuno, cioè. Purtroppo è necessario. Ma lo scoprirete quando sarà il momento. Signor Henning. Come ha fatto Joe Snow? Henning. Sono lieto di conoscere padre Flanagan, tanto famoso in Svizzera. C'è uno quel tipo di altro Giovanni e Giacomo, come si chiamava? Non si può mica fare sesso qui! No, ultimo minuto svizzero, non ricordo anch'io. No, è uguale, come si chiama Uber? No, lui è signor Henning. Henning. Ma com'è? Descriviti. Alto, biondo, ma vestito in... In tonaca. Ah, ok. Ufficiale della Guardia Svizzera, però pretato. Ah, Guardia Svizzera! Cappellano militare di Guardia Svizzera. Noi prende tutto molto seriamente, come di Svizzera. Sì, lei prende, eroga un servizio molto Svizzera utile. Svizzera protegge Papa. No, Novi non è un po' lontana, però. Noi oggi protegge di voi. Ma sono quelli che sono tipo distaccati in Vaticano? Sono quelli con le lance lunghe. Ma sono svizzeri che stanno a Roma. Sono quelli con la tonaca. Quelli padre, che lei immagine antica di Guardia Svizzera. Ma non siete adesso guardie vaticane? No. Il Vaticano non è un altro tipo paese? Noi sempre svizzeri. Bello vedere che la cui mercenari. È formata. Sempre svizzeri. Tipo Brom. Tipo io per mia fortuna ho cose più importanti in questo momento da fare che ascoltare. L'ha detto già 2 volte. Buona serata. Buona giornata. Lei Marchetti sicuro io non potere venire e tornare di Vaticano. Dovrai accompagnare loro in Vaticano. E sta attento a non perderci, che poi il Marchetti. Quando perdi le cose del Marchetti si incazza. Kurt sa quando non farmi arrabbiare, cioè mai. Vede, come ho detto. È lei, padre Flanagan, che non ha ancora capito, in questo se ne va. Fatta la frase effetto, visto? Allora, signori, io sulla strada per il Vaticano prenderei un cordialino, perché mangiamo i sandwich della linea aerea da 2 anni e questa cosa mi ha creato un po' di difficoltà di stomaco. Ma signor, siete chiaramente ospiti nel mio appartamento sulla via per il Vaticano. Sì, mi ricordo, è un quello che avevamo fatto arredare al cugino del nipote di Renzo Piano. Esatto, del delizioso appartamento con ultimi pezzi raggiunti nelle più lontane località del mondo ultimamente. Ah beh, d'accordo, ci siamo stati anche noi nelle più lontane località del mondo ultimamente, quindi magari le possiamo dire qualcosa, magari i falsi. Ci siamo stati sopra per dirla tutta, vero? Ogni tanto anche dentro, cioè negli aeroporti. Come determinare quello che mi ha fatto vedere. Non il malato, dico quello. Il film? Sì. Mi piace molto lì Tom Cruise in quello. Tom Cruise, sì. Sì. E peraltro lì aveva fatto una bella opera di trasformazione Tom Cruise, ricordo che sembrava diverso. Bravo. Ecco. Invece per quanto riguarda quella cosa di Scientology sono meno d'accordo con Tom Cruise, è una brutta persona da quel punto. Vabbè, ma è un bravo attore, poi vabbè, quello nella sua vita sono un po' cacci suoi. Sembrava quasi Tom Hanks. Aspettate un attimo, prendo il cellulare. Pier Maria, mi cerchi The Terminal su Google, per favore. Così vediamo. Va bene, allora ascoltateci, sì, io torno, noi vi seguiamo. Abbiamo un attimo, sì, arriva una mail di Pier Maria. Ok. Con un link. No, lo schiacci, vorrebbe essere tipo Black Mirror. Il link inizia con torrents2.e. Da mandarlo su Skype. Cosa vuol dire torrente2.eu? Non lo so, però mi piace quel viola con la spirale bianca. Ci clicco. vedi che c'è un contatore che inizia
a riempirsi molto lentamente e segna un giorno e 26 euro. Fa la puntata linkata di Game of Thrones. Siamo a 12.000 euro di bolletta. Tanto paga il Vaticano. Esatto. Tanto c'ho la flat, che problema c'è? E lo metto in tasca, si scaricherà velocissimamente. Però va prima bene. Si surriscalda, poi si scarica. Ah, giusto, allora lo metto in tasca. Io mi cominciare. Metto dietro ai due e li afferro per le braccia e li spingo verso l'automobile. No, metti l'afferro per le braccia. Cosa stai facendo? Esatto, esatto. Tanto riesci a afferrarmi, immagino, sì. Io mi libero, sai, la mossa. Però se stai facendo finta quasi di inciampare la Drunken Master quasi. Però mi libero perfettamente. Ah, se non c'è bisogno di spingere. Ci stava ascoltando il signore. Sua fama è meritata. Lei ben addestrato. Scuoto la testa. Quindi lei, praticamente lei ha detto proteggerci da che cosa? Giusto per capire, perché qui non vedo molti pericoli. Arrivare lì, catalogare il Dererum Demonicum e tornare indietro, fare due firmette e sancire, notificare. Nel mondo, mon cher, ci sono tante forze, una contro l'altra, che combatte fra loro. No, a me sembrava è svizzero francese. Io sono svizzero. Parlo tre lingue e quindi prendo accento che voglio nel momento che voglio. Devo conferire un attimo con il mio collega. Se permettete un momento. Secondo me non ci sta tutto con la testa, glielo dico. A me non mi piace quello. Sembra, sai, tipo il cattivo di Indiana Jones. È schizofrenico. Sai, tipo i nazisti quelli dietro. Tipo la bionda del tempio lì. Non la sto seguendo io. Indiana Jones. Indiana Jones. Non me lo ricordo mica Indiana Jones. Vabbè, i nazisti. Sì, i nazisti. Vabbè, ma non è che tutti i svizzeri sono nazisti. C'hanno le case farmaceutiche che non fanno belle cose. Sì, però... ma metti le mani addosso. No, vuol dire no. È un toccaccione. Ma glielo diciamo. Prossima volta mi metto una mano addosso, gli spezzo un dito. Glielo fa. Allora, meno no, non si tocca. Non si tocca. È una cosa importante, non si tocca. Non taci, taci. E niente accenti. Ah no, quelli li può fare due al massimo. Paese che viene a 100. Non più di due. Io ho già tolto uno. Io non ho ladino. Lei non è aladino? Padre Ignazio, pensi lei per favore. se non gli gustano gli accenti, non credo che gusteranno come io parlo. Vedi, non prende uno carino come il suo. Vabbè, andiamo, stiamo perdendo tempo. Ah, ma stavamo dicendo, ci sono forze nel mondo che si combattono, però da un'altra parte, qui siamo a Roma, non succede mica niente. Poi siamo c'è un libro. Soprattutto a Roma. Vabbè, ma noi siamo, poi ma tante, tante, tante. Noi poi andiamo a Città del Vaticano, non succede mica niente. Non so. Cos'è che hai detto? Non so cosa fa quel libro, di cosa parla quel libro. Demoni. Beh, il Dererum. Tipo i rogarli e cose varie, classiche, no? È come il libro delle streghe. No, ok, ma il titolo quindi so, non conosco il libro. Non l'hai letto. Di solito i Dererum sono sono dei saggi d'approfondimento. Tipo io ho già avuto modo di vederlo. Ah! Tu hai già avuto modo di vederlo? Hai già avuto modo di vederlo. Allora no, io ho già avuto modo di vederlo. Ma perché partiamo? È già adesso? Ok. Abbiamo già una sezione di torre che si regge su un coso solo. Sì, ci vuole... Cosa ho visto? Sì, allora, innanzitutto avevi visto anche tu la fotografia che ha tirato fuori il Marchetti. E hai avuto modo in precedenza di vedere il Dererum Demonicum anni prima, saranno stati almeno 15 anni prima. È un grosso, molto molto grosso libro, appunto con copertina in metallo, ma non è in ferro, e non credi che sia acciaio perché è talmente vecchio che l'acciaio ancora non era abbastanza diffuso da essere pratica comune fare una copertina con acciaio. È un bel librone miniato di quelli... scritto in una lingua difficile da capire. Infatti viene chiamato Dererum Demonicum perché il suo nome originale è molto più difficile da pronunciare. Gli studiosi medievali l'hanno rinominato Dererum Demonicum per rendere più facile... La scrittura è molto complicata, ma la spintadas delle succubi è eccezionale, ve lo assicuro. La spintadas. L'hai letto?
Ebbi modo di guardarlo ai tempi, quando mi fu per la prima volta presentato. Ma che parla? Tipo Necronomicon? La mia qualità di esperto era dedicata più alle immagini e alla Spintadas che non... Vabbè, ma sai leggere, no? Sì, ma non quella lingua. Ah, io pensavo che la Spintadas fosse una roba che ti... cioè, tipo... quelle che, no, quelle che fa lei, che poi la gente che si mangia. Ah, la Spintadas... ah, ho capito, la Spintadas. Quindi la Spintadas è piccante? A me piace poco il piccante, glielo dico. A casa mia troverà rinfreschi di ogni tipo. Se io fossi voi... noi saremmo lei e faremo quello che vogliamo col suo corpo, quindi sarebbe uguale. In voi! No, no, quello sarebbe brutto. Molto lascerei brutto. Stare cose di signor Marchetti. E glielo dobbiamo pure recuperare, sto libro. Ma non leggere. Non ha detto solo recuperare. E se ci danno una cosa con la copertina falsa fuori? Voi visto Frittella? No. Ah, su quello stavo cercando di soprasedere. Ma lei c'entra qualcosa? Lui... letto libro. Noi dobbiamo la dobbiamo denunciare quella cosa lì. Lui provato a leggere. Ma se lei ha letto il libro, perché non gliel'hanno preso? No, lui provato a leggere il libro. Oh. Non ho riuscito. Perché è così finito. Ci ha provato in caduta libera, magari qui vicino il libro. Ma è scemo, se è grosso il libro non fa in tempo. Io questa cosa però non l'ho mica capita. Da dov'è che è venuto giù quello lì? Tutta questa... Ma se ha letto il libro, perché non gliel'hanno preso quando è morto? Chiunque sia. Io non ho visto niente. Secondo me si stanno divertendo con noi, ci stanno tirando gli scherzi. Io mi guardo su, in giù. Scherzi c'è... da prete, sì. C'è un... per forza, certo. Scherzi da curia. C'è un posto sopraelevato. Abbastanza alto da spappolarlo così? No. E abbastanza prossimo da farlo cadere lì? No. C'era il tetto dell'hangar, ma comunque non è abbastanza alto. O l'hanno spiaccicato, portato via, e spiaccicato. O non è caduto dal tetto dell'hangar. Questa cosa non mi conviene. Però, a parte adesso che sei andato... L'hanno messo per minacciarci. Però siete anche a una... a un... peraltro è ammirevole che lei prenda la morte di suo nipote con tale sangue freddo. È proprio veramente una cosa che è proprio... è bella. Si vede che lei ha fatto tanto condizionamento. Non di quello bisogna spirituale. Cedere al terrorismo. E questa è una cosa... beh, suo nipote è morto un po' lo stesso, io... Sì, ma dobbiamo prendere la sua morte, interiorizzarla. Sì. E poi dire, noi abbiamo ancora tanto da vivere. Dobbiamo andare avanti, siamo ancora giovani. Teniamo sì, c'ha ragione. Poco da vivere se restiamo qui a parlare. Ah sì, forse... possiamo salire. In effetti fa caldino. Va bene, d'accordo. E la macchina? Io avrò una macchina del... Ma aveva detto cibo prima. Il cordiale, me lo possiamo prendere nella casa del suo. C'è la macchina del Vaticano con la Vaticano Mobile tutta bianca con l'autista, e sui cerchioni ci sono le alette cromate di San Pietro e... oh. è un bel servizio. E va bene, d'accordo, io mi metto dietro. Abbiamo l'autista o guido io? No, avete l'autista. Abbiamo l'autista. Ah, certo, spero che ci sia da mangiare qualcosa per me, che sono vegano. Allora, mi ha detto che gli svizzeri, che tanto poi non prendono le multe, fanno sempre un sacco di cose che non si devono fare in strada, e fanno le inversioni e passano il limite di velocità, e noi invece dobbiamo guidare bene, perché... ma i limiti sono stati messi per essere infranti, lo dice la Bibbia. Sì, però il codice stradale mi dice il contrario, che i limiti sono messi... ma credi più al codice stradale o alla Bibbia? Ma io credo nella Bibbia, e so invece di per certo che il codice stradale non è di fatto, che se ci fermano poi perdiamo altro tempo, che non ci voglio stare altri 2 anni qua nella macchina con l'autista con 4 accenni. Ma ti possono togliere i punti e la patente solo se hai la patente. Lei ce l'ha la patente? No. No, non dico a lui. Yeah. Intelligenza artificiale? Interessante. Si guida da sola l'auto? Una Tesla! Se voi volete accomodare, potete testare mia guida. Oh sì, grazie. Se non piace mia guida, voi dice e guida voi. Va bene, d'accordo. Posso guidare io? Ah, io non ho mai guidato in vita mia. Lei vede strada? Sì, è lì. Si sta a destra, le fa, no? Sure Flanagan vede strada, non vede i pedoni. Quindi forse facciamo guidare lei. Tanto non è diplomatica la macchina? Sto scherzando, non ci fa del male. Alle povere pecorelle di Cristo.
Entrate, io salgo al posto del guidatore. Siamo arrivati in macchina, ragazzi. Perché la nostra in soli 40 minuti esatto, senza estrarre niente. È stato due mattoncini. Salite in macchina. Secondo me nel traffico di Roma un coso del Jenga, se non sei un tassista, un coso del Jenga dovrebbe tirare fuori. Perché se perdi sei fuori dal gioco. Se perdi sei fermo sulla Tiburtina per sempre, che è la fine peggiore che puoi fare. Infatti ci fanno gentilmente notare quale sarà la durata approssimativa della puntata. 17-18 ore. Dai, tira fuori questo pezzo di Jack. Vado? Veramente, dai, fa l'autista. Non dovrebbe tirare. No, lui non fa l'autista. Lui è la guardia svizzera. La Samalaya. Sei sicuro? C'è uno che sta girando a destra, sì. Ti suona. Puoi decidere di fallire. Decido di fallire. Sono 40 secondi toccati o mi ha potuto dire? Allora, sono 40 minuti che stiamo girando. Al Marchetti non piace la gente che ci perde. Perché stai usando il tuo navigatore che è intasato dal film. Guarda che dovrebbe girare a sinistra 500 metri fa. Gira a destra. Gira a destra prima della fine del ponte. Allora, riusciamo No, il punto è che quando entrate in macchina tu giri la chiave e fa un rumore strano. E il tuo orecchio addestrato bomba sa che c'è una bomba. Per ora sei fermo immobile perché hai fermato la macchina in tempo, perché per quello sei addestrato. Allora partiamo. Prima mettono fretta e poi stanno qui. Ma si gira in senso orario. Noi avere piccolo problema. Posso accenderla io la macchina? No, auto nuova accesa. Noi andare a piedi. Guardi che sembra lo scopo lo scopo dell'auto è proprio quella di accendersi per portarci dove deve portarci. Sì, ma questa auto ha pompa. Quindi tutte le auto hanno le pompe, no. Che servono per far funzionare il motore. No, pompa! 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 Ok, ma è normale, cioè vi danno delle auto con delle bombe, così non potete guidarle, no. Venite a prendere, diciamo, la gente. Questa auto è una bomba. E come ci è arrivata qui peraltro, questa auto qui? Sì. A mano l'avete portata. Ok, un'altra minaccia. Sì, lo troviamo il padre libro. Ignacio, non c'è bisogno non di... Può gentilmente fare scendere loro di auto prima che io bestemmia Dio e dopo deve passare com'è di 8, 10 anni di penitenza. L'auto è tipo quelle mini limousine o è... Cioè dietro c'è da bere? Sì. Ah, prendi, porto via. Io sto già chiamando un taxi. Te lo deve dire lui però che auto è. Cioè. Se ha da bere mi porto via qualcosa da bere. Sì, io sto già chiamando un taxi. L'auto è sua, mentre il... Tanto l'auto è mia. Sì, è la bianchina di padre Ignazio. Esatto. Hai il vino battesimale dentro, c'è lo champagne. Io sto già chiamando un taxi e... Signora, prego, questo è stato funziona un piccolo... Allora... Chi ci mette le bombe nell'auto? Adesso, a parte che secondo me questa roba non è mica vera, però tu dici bomba, magari sei paranoico, punto e basta, ma chi ci mette le bombe nell'auto? Non è mica normale. Mentre aspettiamo il taxi, io posso fare un controllo con Charlie, i miei contatti per sapere dov'è qualcosa che siamo qui? Di... C'è una bomba! Aspetta un attimo, che sta dicendo una roba fuori dal mio personaggio. Ah, ok. Dico, mentre aspettiamo il taxi, quello che è, posso fare un check con i miei contatti per sapere qualcosa di chi mette le bombe sotto le macchine, se c'è qualcuno... Sì, però dato che non è una roba legata all'arte... Non in quella fila. No, non in questa fila? No. Beh, dipende, se vuole andare a casa, va bene anche quella fila. Quello? Morbido. No, devi rimetterlo sotto. Sotto la torsa. Tu hai martinetto idraulico, vero? Possiamo usare questo? Se ce la fai. Non ridere che poi ti cade la torre. Attenzione che... È andato proprio storto. Che storpio. Storpissimo, guarda. Va bene. Sì, cercando tra i tuoi contatti, riesci un attimo tra messaggi, qualche telefonata veloce, a capire che delle persone si sono interessate a voi e soprattutto a padre Flanagan. E il nome che viene fatto da tutti è il giudice.
il giudice. Sì. Ok, che di cui non so niente. È il nome in codice di una persona della malavita romana. Ok. Di cui non si sa la vera identità. Er giudice. Si faccia adesso Er Cipolla perché se te piade fa piagne. E quest'uomo ha fatto domande su di voi in maniera parecchio insistente, mandando all'ospedale qualcuno. Temo che l'ingegner Marchetti abbia nemici. Vedete che intanto per le Flanagan sta prendendo il cellulare e telefonando. Sì. Quello lì. Sì, c'è una bomba. Ma in di fianco all'aeroporto, in una macchina targata. Mentre mi sta dicendo la parte. Sì, sì. E dico come dà. Io vado sotto e cerco di disinnescarla la bomba. E magari facciamo fare gli attimi. Buona serata! Peraltro, scusate, arrivano, vedono la bomba, vedono anche il cadavere. Ma quello è nell'hangar. Vado sotto. Faccio un sospirone e vado sotto. Va bene a tutti? Io l'avrei denunciata questa cosa. Ah certo, ho già chiamato dicendo che c'è una bomba. Bravo, fatto bene. Servizio pubblico. Diceva lei che abbiamo nemici attoroccati. C'è qualcosa? L'ingegner Marchetti ha un nemico che probabilmente non si aspettava. Forse ce l'ha perso. Lei nelle sue indagini ha sentito parlare di Er Giudice. Ah, è un brutto ceffo quello, eh. Sì, che non ho sentito parlare. Sa quanti dei suoi... I politici sono corrotti, anche i giudici. Dei suoi brutti ceffi, dei suoi bracci destri ho fatto scagionare, cioè ho indagato tanti. Ho indagato. un bel po', Quello lì non ci si scherza mica. Sì, però l'ingegner Marchetti non è che stanno facendo niente, sta mettendo le bombe sotto il nostro, è di culo. È brutto. E a proposito di bombe, avvocato. Vai. Yay. Nonchalance proprio. Easy peasy. E cade metro a metro. Boom. Sì, perché questo è più un problema per mettere su che non prendeva. Sì. Sì, quel pezzo qua in mezzo. Quelli laccati hanno una frizione strana. Cos'è che sta facendo lì sotto lei? Sta riparando. Solo un... Esco. Sì. Esplosa. Affocato. Ecco di sua pompa. Pam. Gliela metto in mano e vado. Un bel blocchetto di C4. Ah, metti in tasca. Ma quindi vuol dire che possiamo andare con la macchina adesso? Yeah. E tutte queste storie allora? E insomma, facciamo. Vabbè, fa niente. Quindi arrivano, non trovano la bomba, ma trovano il cadavere. Ma non si può tirare giù il coso dell'hangar? Quindi la facciamo prendere la macchina? Yeah. Il coso dell'hangar si può tirare giù. Ma lui è fuori. La polizia. No, ha chiamato la polizia lui. Quindi. La polizia arriverà e farà quel che deve. Io invece voglio attivarmi. Per. Allora, questa è un'auto. Ho dato la targa della macchina che stiamo prendendo. Tra l'altro. Questa è un'auto. Come si dice? Del Vaticano. Questo vuol dire che ha le targhe numerate. E sono relativamente poche. Con i giusti contatti, potrei vedere da chi è passata di mano. E se c'è qualche contatto più sotto di in generale il boss mafioso che potremmo sapere magari l'ha toccata, maneggiata, dove ha fatto le revisioni, perché è una targa. Io i contatti nei registri vaticani ce li ho. Sì, guardando un po' tra i tuoi contatti, no, non perché è una cosa che so sotto fare. Pressione ed è tua, quindi non c'è bisogno di tirare. La macchina prima apparteneva a un altro prete che abitava in Vaticano, che si chiamava Alisio Betti. Alisio? Sure Alisio. Don Alisio. Che al momento è stato trasferito fuori dal Vaticano. Ah. Abbastanza recentemente. E il meccanico che si è incaricato di fare un controllo della macchina prima di consegnarla a Padre Ignazio è un certo Giambattista Bagnale. Giambattista Bagnale ha una officina che è convenzionata con il Vaticano, per cui tutte le macchine, certo, passano da lì. Passano da lì. E non si trova dentro al Vaticano, ovviamente, è a Roma. E da quello che ti risulta, non ha contatti diretti con Er Giudice, però
come sempre in queste cose, magari l'amico di un amico, dello zio, del cugino, del parente che ti chiede un favore perché... Certo. E tu non sai essere... Ma no, anche io, Giovanotto, se permette mi devo distendere, sa, le gambe vecchie e mi metto davanti al posto di sì, davanti, sì. Non di guida. Signori, io avrei trovato la persona che potrebbe darci delle informazioni su chi ha toccato la macchina. Ci interessa? Secondo me è meglio andare. Il signor Marchetti sembrava avere una certa fretta. Sì, andiamo. E 6 giorni ci abbiamo. Apro il bauletto. C'è una pistola? Nel bauletto? Sì. Di cioccolato. Esatto. Di fondente. C'è qualcuno che mi sta tenendo d'occhio di loro? Beh, lui che è lì. E la cui pistola è nel bauletto. Nel bauletto. La prendo, tipo per guardare, tipo dalla canna. Io gliela prendo di mano. Mia arma di ordinanza. Danke. Ah, e richiudo. Allora, e poi ci sono dei guanti dentro. Ah, ok. Dei guanti. Dato che non sei particolarmente un ladro, il Leger de Man non è il tuo non forte. C'ho il vantaggio però perché l'ho distratto. No, perché non in Jenga non c'è il vantaggio. Il vantaggio puoi tirare fuori 2 pezzetti di Jenga e decidere quale è la più facile. No, non posso usare 2 mani. No, quello è troppo. È il vantaggio. Troppo vantaggioso. Stiamo già andando su sulla difficoltà, eh. Lì è brutto come non si toccarlo gira, con l'altra no, mano. No, 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 non lo sta toccando. Lo sta no, toccando. No, lo so, glielo stavo dicendo perché so che poi si fa prendere da Jenga e come l'ultima volta che abbiamo giocato. E capitano cose brutte. E allora okay. Voglio nasconderlo bene in modo che se lui riapre non si veda proprio lì subito. Ok. Cos'è che hai nascosto? C4. Così se la polizia vi ferma c'è effettivamente una bomba. Vero, giusto. Danno la colpa a lui, per me, te l'ho detto. Lui è la tizia di Indiana Jones, la dobbiamo seminare. È il cattivo. Allora. Tutti questi film. Allora, c'è questo meccanico, il Giambattista Bagnale, che deve avere qua un posto, e le macchine, queste macchine qua passano di lì per le revisioni. Quindi se c'è qualcuno che ha messo le mani sulla macchina per mettergli la bomba, non è che l'ha fatto notte tempo, l'avrà fatto col... come era montata? Era una cosa da... Era di meccanica. Cosa di professionista. E allora sarà stata fatta lì. Probabilmente lui qualche contatto ce l'ha se vogliamo risalire. Che ci mettiamo un po' di tempo. Però da un altro punto di vista magari evitiamo di farci piantare una pallottola in testa perché sappiamo che sono i nostri nemici. Io consiglio di dire a Bagnale che noi messo suo regalino... Smettete di parlare da una parte all'altra, scendete in macchina? Non siamo in macchina? Sì, dai. Sono io in macchina. Ah, io sono ah scusa, macchina. Ah, scusi, dai, no, ma come si dice? Mai dire di mamma padre Franco. Oh, sì, scusi, perdona, mi sono fatto prendere. No, beh, nessuno di noi ha detto che saliva in macchina. Infatti c'è ragione. Allora salgo. Andiamo in macchina. Non c'avevo voglia di stare in macchina dopo che sono stato in aereo così tanto. Andiamo. L'aria fresca è tanto bella. No. Brum, brum, brum. Io che conosco Roma, dove ci stai portando? Da Bagnale. Ah, ok. Vi sta portando da Bagnale, che ha una officina che si chiama La Scuderia. Perfetto. È abbastanza fuori. Non è in centro a Roma, è abbastanza in periferia. Questa è dove hanno girato quell'altro film? Gig Robot di metallo? Esatto. È proprio qui che la magia del cinema italiano si è sviluppata in tutto il suo massimo splendore. Ha visto anche quello in aereo? Secondo me è un po' sottovalutato. Ma nei 2 anni di aereo quindi vi hanno cambiato e aggiornato i film con quelle nuove uscite. Anche le serie. Splendido. Eh sì, per quello, se no... Non funzionava niente tranne quella roba lì. Quella roba lì funzionava benissimo. Il resto invece, i ritardi e le deviazioni, tutto abbiamo fatto. Considerato che sono passati in tutti i paesi più sfortunati di mondo, è stata grande fortuna. Grande fortuna. Ma non c'è come gira la pirateria lì. C'è proprio la pirateria vera, ci sono quelli con le barche che tengono le teste delle persone. Che vengono a rubarti le serie TV. E loro cambia di DVD su aeroplani? No, quella è quella digitale. Sono un po' scemi questi. Vabbè, è svizzero, insomma. Allora, vogliamo... Siete a Garbatella. Siamo a Garbatella. Ah, Garbatella! Sì. C'è una LAN lì vicino. Bueno, c'è anche un fantastico ristorante. Al signor Gianmaria,
gli faccio una piccola introduzione io quando scendiamo. Lasciami parlare, che so come si affrontano queste cose di solito. Poi, se, dopo che l'ho ammorbidito io, fate quello che volete. Arriviamo. Arrivate, l'officina è aperta. È un'officina abbastanza grande, perché vedete che ci sono almeno tre saracinesche in cui portare dentro le macchine con i paranchi per alzare e abbassare le macchine. Qua uscirà tutta la mia poca conoscenza di automobili. Giorgia Maria, buongiorno. Salve. Giorno. Piacere, sono l'ingegnere Marchetti. Ingegner Marchetti, non è vero, sono confuso. Furto d'identità. Sono confuso, ma sa perché? Perché ho avuto un'esperienza un po' traumatica e mi sono seduto su una... su c'è un'auto. Sì, un'auto... Marchetti, esatto. Lei ha familiarità e le piace essere in buoni rapporti con i giudici? Il giudice, magari. Io non voglio sapere un cazzo. Ecco. Ma esce l'argo che facciamo noi. Infatti ha fatto una cosa, non so, io sono di Milano. Allora, lei ha fatto una cosa molto intelligente e una cosa molto stupida. La cosa molto intelligente è dire di sì a delle persone che le dicevano di dare accesso a questa specifica macchina, ok? Ad avere accesso a questa specifica macchina per qualche minuto senza fare domande, che lei sicuramente non è una persona che si cerca guai. La cosa però sbagliata che ha fatto è dimenticarsi che questa è un'auto del Vaticano e di conseguenza qui l'influenza di boss mafiosi o criminali di Roma non si estende e quindi lei potrebbe passare brutti guai. Adesso noi abbiamo bisogno di sapere qualcosina perché qui sopra c'era una bomba e noi l'abbiamo trovata, non ci piace. Io mica saltare non so un cazzo, primo. Secondo, lei non è che può venire qua e sparlare di me come se fosse Erpesciano. Ma qualcosa ha fatto, no? Io non ho fatto un cazzo. Se intende continuare per questa strada, devo dire ai miei figlioli di venirle a dare una mano de botte. Vabbè, no, io certo. Una manica de botte. Una corcada de botte. Io l'ho fatto per cortesia nei suoi confronti. Ma per trovare. Certo. Ok, perfetto. Guardi, io l'ho fatto per cortesia nei suoi confronti per trovare un dialogo. Posso tranquillamente passare da vie più ufficiali, d'altra parte è il mio lavoro. Oppure possiamo risolverla in maniera più amichevole, d'altra parte siamo tutti amici qui, e sembra. A lei non importa avere guai e a noi importa non saltare in aria. Basta che facciamo un po' di indagine. Che vuoi? Dimmi che vuoi. Cosa vogliamo? Vogliamo dire di signora Bagnale che bomba che lui ha regalato su nostra di automobili adesso in casa sua, dove sua famiglia. Stanotte? No, nel cruscotto. Kaboom! No. Io peggio dei coboldi. Bellissimo. Io prega di avvocato di dare padre Flanagan sue pillole. Guardi che secondo me però c'è... volevo dire... No, l'ho presa io. Papà, gli damo una mano del botte e poi aspettiamo che si asciughi e gli damo una seconda mano. Aspettate un attimo, Francesco. Voi mi avvicino a te perché stiamo minacciando il signore che non ci può dare comunque delle risposte. Abbiamo soltanto bisogno di sapere chi ha lasciato l'accesso alla macchina. Secondo me è un po' confuso. È uscito un accesso un po' svizzero in questa frase. Un po' così, sono mimetico. Minaccia è sempre di via più veloce per arrivare di informazione. Ma le vie legali sono più lente, ma sono più sicure. Signori, quello che voglio io è sapere a chi avete lasciato l'accesso a questa specifica macchina. Come era fatto, un nome, una descrizione, poi ci pensiamo noi. E non uscirà mai vostro il nome. Dovessi sentire che sta roba è andata in giro, te trovo e te giro la faccia a 370 gradi. Se tu ancora vivo ne bastavano 60 e quindi rimane uguale, no, un po' più a destra. Okay. Così, che ha un'aria anche un po' assertiva, come dire, qua a Roma sono creativi con le minacce, fanno cadere gente dal cielo, bombe, distendo tipo un panno, cos'era, le sanno fare queste cose. State a cercare Spazio Barbato. Spazio Barbato non ci voleva tanto.
Io credo che lui ha detto Aspasio, non spazio. Ah, avevo capito spazio no, guardato. No, ha detto spazio guardato. Aspasio, Aspasio. Voi del non capito un cazzo. Ecco, quando dici a stronzo, mi stai dicendo stronzo, quindi Aspasio è Spasio, non ho capito. Mi sembra non si una conclusione corretta. Insomma, qui non ci si può, non ci si capisce. Io anch'io ho capito così. Poi... Tutto molto belligerante lei. Però comunque d'accordo, grazie mille, era tutto quello che avevo bisogno di sapere. Ha dei bellissimi troglo... Che cazzo il nome è Aspasio? Che cazzo il nome è Aspasio? Ah, non lo so, qui sembra uscito tutto da un generatore automatico. Impossibile. Ingegner Marchetti sta facendo cose strane anche con i nomi. Avete visto? Beh, meglio di Eusebio. Attenzione, perché Eusebio ci aveva il suo perché. Comunque. Eusebio è bellino. Allora, mio padre si chiama. Ma visto, non abbiamo fatto, non abbiamo messo la bomba da nessuna parte. E il nome ce l'abbiamo lo stesso. Adesso quello, se vuole, lo può corcare di botte perché è un criminale. Questo qui era un bravo uomo. Ma che stava cercando. La bomba è in un cestino della piazza dell'aeroporto. Davvero? L'ho presa e l'ho buttata. Non ho fatto plastica, però. Allora. Ok. Guardi che è plastico, non è plastica quella lì, è una cosa diversa e pericolosa. E si prende il sole e poi esplode. Io adesso spezzerò una lancia a favore di Simone Bonavita, ora capisco che cosa provavi. Col corruttore. Quindi nella... Aspetta, la cosa peggiore è che li erano in tre. Qua sono in due. Uno e mezzo, dai. No, dai, due, anche due. Tu ci dai. Sì, sì. Tu sembra la Tanner che non parli parlando così. Ma anche tu. Mi ci sto impegnando. È una cosa un po' pericolosa, magari dobbiamo... Vabbè, fa niente, andiamo da Aspasio. Va bene? Oppure andiamo a casa, vedo un po'. Come lo troviamo questo Aspasio? Lei che si sa muovere per Roma, che è svizzero, si sa muovere per Roma, suppongo, no? No, forse è meglio lui, ha ragione. Immagino non ci siano tanti Aspasi in giro per Roma. Adesso... Vabbè, io probabilmente... io faccio una... Se serve, può essere che conosco questo Aspasio. È un... Sì. Non ho bisogno di un pochino di tempo per recuperare il nome e dove sta. Sì. Uno chi? Inigo Montoya. Inigo Montoya sta a Torbatella, no. Non a Garbatella. Non è evidentemente lui. Va bene, no. Allora andiamo nella sua dimora. Io stiro. Io senso devo sopra. Tirare per recuperare dove sta Aspasio? No, perché comunque basta prendere una guida del telefono. Ah, ok. Ce n'è uno. Ce n'è uno solo. Ma quindi era veramente sotto la A? No, la B di Barbato. Giusto. Barbato, virgola, Aspasio. E trovi l'indirizzo. Ok. È sempre lì in zona Garbatella. Lo vogliamo prendere fra il Lusco e il Brusco? O proprio andiamo lì a suonare a casa sua? A lei la mossa? Ah no. Ah, perché siamo qui? Io posso andare con vie regali. Adesso siamo fuori dall'ambito del legale. Non è che posso andare e gli dico questo qua ti denuncio, ci spara in faccia. Ma non capisco perché siamo qui. Perché se... Hanno cercato di mettere una bomba. Sì. Non mi ricordo dove. Via Etruria. Ok, no, io non mi ricordo. Sì. Ha messo la bomba, noi dobbiamo trovare un libro. Sì. E chi se ne frega di chi ci ha messo la bomba? E potrebbero mettercene altre. O potrebbero avere il libro. Beh, se sono così bravi a metterle. Beh, se avessero il libro non ci sarebbe motivo di mettere le bombe. Questo è vero. No, secondo me il libro è negli archivi. Dov'è il libro? Sì, il libro. Tu sai dov'è il libro, l'hai per caso? L'hai visto 13 anni prima. Sì, è il libro... Quindi non è sicuramente... Sono uno dei pochi che l'ha visto molti, molti anni fa. Ma attualmente tenemos che cercarlo. Ma potrebbe essere negli archivi vaticani. Io so che loro prendono e nascondono un sacco di cose, poi fanno finta che non ce li hanno. Conosco gli archivi vaticani molto bene. Potremmo trovare degli indizi su dove trovare il... Secondo voi siamo in pericolo una volta lì nel Vaticano? Oppure questi qua, questi brutti ceffi non ci raggiungono? Ci proteggerà San Pietro. Dove la mano di Dio arriva a proteggerci, lo sapete anche voi. Io mentre mi dice sta roba guardo in alto, come dire. Esatto, mo stiamo meglio del cazzo. E invece dove non arriva la provvidenza arriverà il buon Kurt. Ecco,
Allora facciamo una cosa. Mano di Dio, quei cinque assassini del Vaticano. Sure Flanagan, lei che è una persona posata e soprattutto che ha giudizio, e che ha sempre avuto giudizio e che sempre ce l'avrà. Ci mettiamo alla ricerca del libro o andiamo a torchiare un po' questo Aspasio, così magari la gente ci lascia in pace? La brutta beffa. Io pensavo di prendere il libro, ma visto che questi due che prima ce la facevano sotto a quella fretta del Marchetti, ora non gliene frega più niente. Ma boh, non so sinceramente. Mi sono un po' confuso. Il desiderio dell'ospite era di scoprire chi aveva messo la bomba. Tuttavia io sono sempre dell'idea che l'ingegner Marchetti sia la priorità. Cosa facciamo? Ci prendiamo il rischio? Sappiamo dove si trova questo spazio. Se tu credi che io credo sia qui il libro o ci siano indizi, allora andiamo a spaccare qualche braccio. Nel nome di Dio! Il braccio di Dio, il braccio del santo, è il nome di un vecchio... Faceva il braccio destro di Dio e fa porgi l'altra guancia. Perché così girandoli a sinistra puoi caricare di più il gancio. Gira quello. E uno non ce lo aspetta. Non è male per niente. Allora facciamo una cosa, visto che siamo in vena di violenza e vedo un po' di luce omicida negli occhi del nostro della nostra guardia svizzera. Andiamo a sfogare questa furia omicida altrove, ok? Là dove può essere necessario e utile. Dopodiché ci mettiamo subito alla ricerca del libro. Se questa pista ci ruba più di 2-3 ore, la abbandoniamo. Oh, scusate. L'età. Sono le bibite gassate, secondo me. Ne dovrebbe fare meno uso. Va bene. 3 ore massimo. Io ho pagato di proteggere voi. Quello che voi volete fare, io faccio. Ah, a proposito, lui l'hanno pagato. Io sono stato minacciato da Marchetti? No, gli dovevi un favore. Ah, ok. Due ore massimo. Si può anche sapere cosa? No, è il suo segreto oscuro. Ah, ok. Ok, va bene, 2 ore massimo. Si può fare. È comunque una persona che è meglio non far arrabbiare. Immaginavo. Anche perché l'uomo spettato l'ho visto anch'io. Andiamo. Allora poi io vi aspetto giù. E voi fate quello che dovete fare. È importante che loro capiscano che con noi non si può scherzare. Ok. Sono d'accordo. Andiamo in via Etruria. Arrivate all'indirizzo, è uno di quei condomini da 70 piani. Formicaio. Proprio. Ok. Pianeta formicaio. Chiedendo un po' alle persone che trovate sotto, guardando sui campanelli, trovate anche la casa, l'appartamento di Aspasio Barbato. Siete davanti alla porta. Ok. E sono rimasti in macchina. Ah, sì. Coltello. Forzo direttamente. Forzi la serratura e la porta si apre. L'interno vedi che è molto buio, pur essendo pieno pomeriggio di estate fuori. L'appartamento è molto buio, tutte le tapparelle sono state abbassate. Ma sono saliti loro due? Lui è salito sicuramente. Io sono salito. Ok. Abbiamo la macchina. Tu non sei salito? No, assolutamente. No, io non vi lascio voi dopo quello che avete fatto. Io ho cercato di fare il finto tonto. Non fai il finto tonto. Attenzione, devi farlo salire. Questo è quel tiro che decide tutto. Tutto il piano di Prade Flanagan. Possiamo andare a casa. Accende la bomba. Accende la bomba e muore. No, quelli sotto si impostano. Quelli sotto in teoria no. Non è detto che non si sente. Si è mosso. Ma scusa, io non posso neanche rispondere a questo tiro che lui fa. Poi, secondo me, puoi estrarre e cercare di stare particolarmente attento. Si tira avanti e indietro finché non vedo. Se vuoi, potrebbe essere un gioco al massacro, sì, perché no? Se vuoi metterti a fare. Esistono i tiri contrapposti. Esatto. Stiamo facendo del PvP. Se vuoi metterti a fare a cazzo duro con padre Flanagan, sì. Solo che. Tanto tranquillo, te ne basta tirare uno. Dovrebbe accendere il C4. Aspetta, fammi vedere. Assomiglia al C4 questo genere. Cioè, io faccio, non so, io non sono per niente bravo a fare questa cosa, anzi, però mi immagino, sai, la classica scena che lui sale le scale, io che gli salgo dietro, però batto i pipi piedi, e quando non si accorge di niente, torna tipo indietro. O cerca di non farsi notare. Io avevo detto che sarei stato in macchina. Bravo, avvocato. Sto una ginocchiata al tavolo.
Da bravo avvocato non ho ancora tirato fuori un blocchetto io. Giusto. Vabbè. Si è mosso. No, non si era mosso. Questo si è mosso. Questo si è mosso. Evviva! Sai se ci vuole così. Nel, cioè, a mezza altezza della torre abbiamo una croce, un blocchetto sull'altro. E sopra c'è, madonna. C'erano 76 piani da cui poteva tirare fuori. L'unico che si muoveva era quello. Quindi come funziona? Quindi non andiamo avanti tutti e due. Allora, funziona che tu sei tornato indietro e lui non ti aveva notato, quindi ci ha messo un attimo. Quando è arrivato in cima alle scale, mentre lui stava aprendo, si è accorto che tu non ci sei. Ok. Io però appena ero lì, che ho visto che lui se n'era andato, gli ho chiesto a lui: prendiamo la macchina? Perché se lui mi rispondesse subito la prendo, parto immediatamente, se no aspetta. Se no c'è tempo di scendere. Sì, io sono un po' interdetto, ce ne abbiamo le chiavi. Ci sono le chiavi? No. Quindi... Ma tu... Beh, unirai i fili. Potrei essere in grado di farlo. E unirai i fili della bomba. Della bomba. Ma la bomba è staccata dentro il cruscotto. Sì, ma tu sei padre Flanagan, c'è la cataratta, quindi fai così a occhio. Ah, io mi fido di lei. Ho bisogno dei fili. Beh, si fidano di questi due? Di Ignazio sì. L'altro mi sembra un po' stornio. Beh, vediamo se riesco a farla partire. Ci tiene proprio a morire esplodendo. Ok. Io sto scendendo le scale. Io adesso sono al posto del passeggero. Ok. Se vuoi andare a partire? Scale. No, aspetta, tanto abbiamo tempo. Lui ha detto che non vuole partire subito. C'ha avuto un mancamento, il padre Flanagan. Ah, ok, quindi tu non lo stai facendo sto lavoro di... No, sono sdraia seduto al posto del passeggero. C'ha avuto un mancamento, se non si sente bene, poverino. Perché? Ah, claro, ci sto benissimo. Claro, ma se... No, c'ho avuto un mancamento, non si sente... Ah, beh, parlo di me in terza persona di solito. È un po' cagionevole. Ah, claro, se puoi regressare al Vaticano, se è un problema così, iniziamo con la cosa più importante. Finiamo l'azione di forza adesso di questa... Ah, ma è da solo, su, allora fammi andare a aiutarlo. Faccio per tirarmi fuori dalla portiera, ma molto lentamente, come se stessi io soffrendo. Io sto in macchina stavolta. Ah, mi fai alzare? Un vecchio di 82 anni, ok? 4. 84 anni. Allora mi alzo e con i passettini quelli proprio... Le passettine da quelli pattine. Lentissimi, da pattine, faccio... Qualcuno deve aiutarlo, poveraccio, se lo attaccano, se gli sparano! E mi avvicino al primo gradino e faccio... Quindi sei il vecchio... Sì, col deambulatore. Sì. Fantastico. E faccio pensare che servirebbe proprio un giovane che lo possa aiutare a lui. Sarebbe un peccato. Beh, mi metto in ginocchio sul primo scalino e con le mani su tipo terzo e quarto mi tiro su gattonando sugli scalini. Ho come l'impressione che non farà presa questa cosa. Avvocato, nella mia esperienza un membro come il signor Flanagan tende a durare poco con l'ingegner Marchetti. Io questa cosa del Marchetti ancora non l'ho ben capita, sinceramente. Lui è arrivato, però ha capito la persona che è caduta sull'asfalto vicino all'hangar. E quella cosa mi ha un po' spaventato, però. A me mi ha chiesto una consulenza. Io all'ingegner Marchetti non gli devo mica niente. Cioè, vuoi essere sincero. Ma ti vedo un po' agitato, te invece. Tu sei come mai hai deciso di lavorare per lui? Mi ti ricordavo una persona di principio. Io ti ho mandato un messaggio, guarda che siamo tutti in macchina. E... Io ti ho risposto, non mi servite. No, ok, però questo è. Sì, diciamo che ho i miei interessi affinché questo lavoro venga eseguito limpio, e pulito e lindo. Sì, è dito lindo. Dovevo presentare la mia signora del pulizia, Consuelo. Andreste un sacco d'accordo. Allora, allora speriamo che faccia in fretta. Okay. Se vuoi fretta, speriamo. Nel frattempo, Kurt ha aperto la porta e stava guardando l'interno della casa, che come dicevo era completamente al buio. Le luci sono spente, le tapparelle sono abbassate. E ti sembra che siano state aggiunte tipo delle tende davanti alle. Per impedire proprio qualunque tipo di luce di entrare. La luce che entra dalla porta comunque è abbastanza per illuminare quasi tutta la casa, perché è tardo pomeriggio d'agosto. È una casa abbastanza povera, come ti aspettavi. Sono giusto tre stanze, compreso la cucina, bagno, certo,
molto riservata, quasi un monolocale. E la cosa che ti colpisce è che sono stati tolti. La Flanagan da dietro che è arrivata. È un'accetta. No, sono stati tolti tutti i mobili dalla casa, tranne quelli che non potevano essere tolti, tipo il cesso o la cucina che sono attaccati al muro. Ma sono stati tolti tutti gli armadi, tutto quanto, per fare spazio a numerose brandine. E al centro del pavimento di quella che è la stanza dove hanno messo queste brandine c'è disegnato per terra una serie di rune, simboli e cose varie. Però non c'è Aspasio Barbato dentro. Ma non c'è nessuno? No, non c'è nessuno. Ok, prendo il telefono e faccio una foto. Faccio foto assortite a rune e simboli. Non sto neanche a interrogarmi su cosa siano, perché tanto non ho le competenze, quindi non ci vado a perdere. Mi sono fermato tipo al settimo scalino. Mi sono seduto. Visto che non ha funzionato. Prossima volta gli farò la mossa dello svenimento. La presa al collo alla Mr. Spack. Ok. Gli apro il gas. Ok. Prima di andare via. La personcina di casa è una prova. Dito nel formicaio, tra l'altro. Maronna. Scendi, trovi padre Flanagan seduto sui gradini delle scale. Ha già fatto? Già fatto. Non c'è nessuno. Padre Ignazio, c'è qualcosa che secondo me lei dovrebbe vedere. E gli faccio vedere le fotografie. Io gliel'avevo detto, dice lì, ma voleva farlo in me. Ok, guardo i simboli. Allora, il disegno nel complesso, guardandolo nella sua totalità, è una cabala. Di questa cabala alcuni dei fulcri sono stati cancellati con dei simboli appositi e altri invece sono stati messi in risalto. Ok. Da quello che vedi, poi non capisci esattamente cosa ci sia scritto perché è nella stessa lingua del Rerum Demonicum, però sai com'è costruita una cabala e a che cosa si riferiscono le varie parti. È nella stessa lingua del Rerum Demonicum? Non si sa che lingua è. Io ero un linguista esperto. Sì, infatti tu riesci a leggiucchiare alcuni pezzi. È un come le parole che avevate sentito pronunciare da Peter Venkman prima che impazzisse completamente e cercasse di sparare a sé e a voi. Sì, gentile. Grazie. Era in aramaico antico. E anche queste sono scritte in aramaico antico. Cosa che è abbastanza strana, perché in realtà l'aramaico e la cabala ebraica non dovrebbero azzeccarci molto. Qui hanno fatto confusione, eh. Questo qua è aramaico. No, noto anch'io uno strano incrocio di stili che stride un po' al mio occhio. Allora, stili ne so poco, però è ebraico, aramaico, finiscono tipo uguali. Quello che c'è quella cosa lì. È proprio quella. Sì, c'è qualcosa che non va. E quei simboli lì cos'è che significano? Cosa sono? Devo tirare o lo so? No, allora capisci. Non capisci che cosa c'è scritto, per cui magari alcune cose alcune sfumature del simbolo non ti sono chiare, per quelle puoi tirare se vuoi. Se no, ti dico in generale che cosa riesci a capirne. Dimmi in generale cosa so. Allora, mi piace questo atteggiamento. Quello che riesci a capire, che sono quelli più importanti in risalto, sono il simbolo che in genere rappresenta. Dove diavolo è finito? Allora, il simbolo che viene poi associato anche a Marte e che viene associato a Golab, che è uno degli arconti. Ok. Che è associato alla vittoria e al trionfo. Sono evidenziati anche la punizione, cioè Samael, sì,
e sono ed è evidenziato anche la corona di Taumiel. Okay. Quello che è stato cancellato e ti sembra che sia stato proprio il, quello su cui si sono accaniti è la bellezza e l'anima. Okay. Che è associato a Hareb, Seraph e a Venere come pianeta. Certo. Dico questa cosa e esplico queste cose. Domanda: visto che siamo nel Vaticano, mi viene in mente un dipinto dei Musei Vaticani dove c'è questa simbologia che si ripete, magari c'è qualche indizio nascosto? Assolutamente sì, c'è uno dei quadri che non è esposto ai Musei Vaticani, viene tenuto nascosto sotto. Esatto, in cui vengono rappresentati gli arconti e gli angeli più vicini a Dio. Ok. E ognuno di essi indica un punto della cabala. Ah, ok, proprio come indicano. Esatto. Okay. L'altra cosa che ti ricordi importante di quel quadro è che vengono rappresentati tutti questi esseri vicino a Dio, ma non c'è rappresentato Dio. E in genere è strano. È strano. Perché o è un angelo che si presenta un essere umano, certo, allora Dio non c'è, ma se ci so, se, 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 se si è nel quadro il coro celeste, degli angeli, generalmente al centro c'è. Esatto. Ok. È un bellissimo dipinto del Tortoretto che rappresenta questo. Mi dilungo sulle bellezze pittoriche di questa cosa. Rappresenta tutti questi angeli arconti con il mano con muscolo sinuoso, indicano punti specifici che si possono essere ricondotti alla cabala. Ma l'altissimo non è presente in este dipinto. Perché magari l'ha dipinto lui, dal suo punto di vista. E questa è una lettura interessante. È un'interpretazione postmoderna molto interessante. Allora, qui ci abbiamo la setta. E questa cosa è brutta, ci stanno cercando mi sembrano persone brutte. Noi potremmo dire alla polizia investigativa non vaticana... Non bevete niente! Non beviamo? No, va bene. C'è tutto quello che trovate in giro, non toccate niente. Penso che il primo a non dover bere sia lei, padre Flanagan. A Piazza San Pietro una bottiglietta d'acqua a 3,50 euro. Non beviamo niente, assolutamente. No, anche, giusto. Ma poi qui di solito, no, c'è 7. Brutta gente. 7 euro addirittura. No, le setta come... Ah, 7 in generale. Ah, ho capito. Sì, sì, non è bello questa cosa. E magari possiamo, la polizia vaticana ci può dare una mano. Il comitato investigativo del Vaticano, sicuro. Mandiamo su nell'appartamento peso. Qualcuno a fare dei rilevamenti. Non è utile fare rilevamenti ora. Beh, come non è utile fare rilevamenti? Cioè, mandiamo lì, ci sono un sacco di prove e la polizia si mette a investigare e gli mettiamo i bastoni fra le ruote a questi qui. Io manderò mia unità. Lei ha un'unità? Io, cappellano militare di Guardia Svizzera, terza carica di Guardia Svizzera. Le prime due sono andate bene? Prime due troppo importanti e troppo impegnate per seguire questioni di libro. Ah, carica in quel senso, pensavo carica di cavalleria proprio. La Guardia Svizzera muove i piedi, sono lancieri. Mi sei un po' stupido, ma ci sono le macchine, i carri armati. No, dice lancieri che guidano la lancia, anche se è italiana. Va bene, allora andiamo. Saliamo in macchina. Sarà una bella macchina. Probabile. In Svizzera. Mamma. Sì. Sì, andiamo qua, si puzza di cazzo. Con la solita delicatezza di padre. Che però in realtà è vero, perché lui ha lasciato aperto il gas sopra. Mentre loro pensano solo a un vecchietto. Ha scorreggiato di nuovo. Già l'altra volta mi fa... Che prova devo fare di costituzione per far finta di aver fatto una scoreggia? Esatto. Ricordiamo. Ma beh, perché era per... Ripeto, era vero, è per sviare. Sviare i tizi per fargli credere questo è un vecchio rincoglionito. No, l'altra volta l'hai fatto perché sentivano puzza di marijuana e hai detto no, ma lo copro con una scoreggia. Sì, ma era con i poliziotti. Sì, ma era per coprire. Era per trovare, per fargli sembrare, non era solo per coprire l'odore. No. Io direi che mentre andiamo a questo punto a casa tua o al Vaticano? No, al Vaticano a sto punto un po'. E mentre partite con la macchina da dietro sentite.
Io mi guardo indietro allibito. Un'altra bomba, hanno fatto un attentato. E vedete il palazzo che per un attimo vedete solo del fumo che si alza. E dopodiché il palazzo crolla. Un pezzo almeno. Ma sono un passo avanti a noi, ci stavano aspettando lì. Meno male che siamo usciti, anzi io che non siamo saliti proprio. Io gli avevo detto di andare da solo a lui, ma... Proprio Flanagan deve accendere un cero altissimo. Se non avesse avuto quel malore, forse adesso sarebbe suo anche lei. Ma lei sarebbe morto. No, se lei non avesse avuto un malore sulle scale. Non era un malore, è che erano un sacco di scale. Beh, sì. meno male che era tante. Sembrava un malore? Non saprei, io ero concentrato su altre cose. Ma ci ho acquisto questa ricerca su Guggenheim che è proprio interessante. Ma quindi qua a Roma... Hai quasi finito di scaricare anche il film. Ma quindi qua a Roma, mezzanotte, qua a Roma c'è un... Cioè, tipo come in America che si trovano le pistole, qua c'hanno le bombe. Agli angoli delle strade. Tipo col conto in banca. Ma questa cosa è una cosa terribile, ma quanto... sì, anche perché la pistola, ok, devi mirare, sparare la bomba, la metti e boom. Sono proprio dei criminali. Sono proprio dei senza Dio. Evidentemente il giudice ha la mano lunga. Ma quindi sapeva che saremmo stati... Allora, abbiamo fatto male a venire qui. Non possiamo saperlo. Io penso che in questo momento... E ci abbiamo messo pure 2 anni. Possiamo... Hanno avuto motivo per prepararsi. Le due anni le avrà nominate tutte. Esatto. Le ha prese a molliche il C4. Ma c'è una bomba in ogni casa, lo slogan. 50.000 posti di bombe. Loro hanno messo bombe ovunque. Dove andiamo noi le fanno esplodere. Quantomeno questo è quello di cui sono convinto. Ma lei non l'ha trovata nella sua ispezione, la bomba? Io cercavo Aspasio Barbato. Non cercava altra bomba. Capito? Cercava anche di accendere la macchina. Non cercava bomba, ma si è accorto lo stesso. Adesso non è che può... Io non è che ha in testa un metal detector che trova tutte bombe di mondo. Andiamo. Io sono mica tranquillo dietro. Nessuna traccia della polizia. Una volta che saremo nelle mura del Vaticano, le cose saranno molto tranquille. No, ma dico la targa della macchina. No, per ora no. E speriamo che una volta che siamo al Vaticano. È ora di andare. Maledetti complottisti radicali. Se noi non volere passare tutto tempo di 6 giorni in questura e quindi non trovare libro, dover andare. Al posto della guida c'è lei. Non è che la posso anche scavallare. Ne stanno aspettando lei a dirla tutta. Andiamo. Speriamo che in Vaticano sia più tranquillo. In Vaticano sicuramente, oltre alla protezione delle nobili guardie svizzere, la mano dell'Altissimo ci proteggerà dall'alto. L'Altissimo. Bello. Basta che non ci siano bombe. Speriamo di no. Guidate abbastanza velocemente fino al Vaticano. Per la precisione entrate tranquillamente fino davanti all'ingresso dei Musei Vaticani in macchina. E tu ovviamente hai accesso a tutte le parti del museo. Io voglio fare lei ha accesso a tutti gli archivi? Ho accesso a tutto il museo e a tutti gli archivi che il Santo Padre decide di rendere pubblici. Voglio estendere questo permesso anche a tutti noi, perché altrimenti potremmo, se ci dovessimo dividere, potremmo essere estromessi. Non c'è alcun problema, avrò la firma del camerlengo in pochissimo tempo. Va bene. La falsifico. Benissimo. Fatta. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ce l'avrai in pochissimo tempo, fatta. Ce l'avrai in pochissimo tempo, ecco questi moduli firmati qui e qui. Bene. Quindi? Adesso... andremo in un parcheggio, spero. Così in mezzo alla strada? Sì, non entriamo con la macchina nei Musei Vaticani. L'ultima volta. No, ci sarà un parcheggio nel giardino dietro. Okay, esatto. Privato? Sì, dentro al Vaticano. Dentro la parte dove il pubblico non può andare. Bene, allora adesso. Io tengo d'occhio loro. Andiamo a vedere quel quadro lì. Sì. E magari consultiamo gli archivi per vedere se questo Rerum Demonicus è stato registrato in qualche modo. E tu che sei esperto, questo Rerum Demonicum, se dovesse essere stato messo sotto un altro nome o essere nascosto dagli archivi, dove si può trovare traccia della sua presenza? Sicuramente i giovani chierichetti della
che mettono a posto i libri nell'archivio, l'avranno catalogato sotto materie, diciamo così dire, dubbie, come Vangeli apocrifi o comunque discorsi di paganesimo. Però se abbiamo 6 giorni, ora che gli archivi vaticani sono giganteschi, non è che possiamo passarci a mano tutto, dobbiamo in qualche modo fare un po' di biblioteconomia, bibliografia, speleologia. Inizierei a cercare indizi. Figliolo, chiamo uno dei seminaristi che avete a posto e mi inizia a farmi dare qui le servizio civile. Lui è sicuramente distratto. Quando lui è distratto, prova a riprendere il C4. Io sono ancora acceso dalla macchina, quindi. Eh no, difatti aspetto, lui sta parlando, sta facendo. Noi siamo fuori dalla macchina, siamo usciti. E... io faccio lentamente per aprire la portiera, metto di giù una gamba, inizio a mettere l'altra e aspetto che lui scenda prima di me. Io chiedo ai seminaristi di bomba. Io apro lo sportello e prendo la bomba. Tu non lo sai che c'è la bomba? No, non lo sa niente. No, aveva fatto la prova prima per nasconderla senza che tu scusa. Non hai neanche motivo di sospettare che ci sia. Hai motivo di sospettare di Padre Franklin come persona. Attento, hai visto? Se la fai cadere perché hai sbattuto sul tavolo, muori tu, eh? Sì, certo. Quello di così, perché adesso ha fatto tipo gni. Ho visto fare così. Questo conta che è uscito di un po' e anche quell'altro. Aspetta che lui scende perché voglio portare la macchina in deposito. È sempre più lento. Aspetto anche un'ora. Non c'ha problemi, ha pazienza. Faceva il cecchino. E tanto loro devono stare. Ah, giusto. Vabbè, allora, quindi sì, nel mentre io chiedo al seminarista di farmi portare un elenco di tutti i tomi sul Vangeli apocrifi o cose del genere, vedere. E comincio tipo a fargli smistare i miei seminaristi. Ok. Il primo che ti porta è un elenco dei libri all'indice. Ok, perfetto. Proprio per cominciare sicuri. Ovviamente. E poi ti porta quelli che sono nelle aree grigie. Allora, nelle aree grigie li faccio fare loro. Quello è l'indice, li controllo io che magari è più... Questi sono seminaristi? C'è qualche obiettivo di coscienza? O al Vaticano non ce ne sono? No, dentro al Vaticano non ce li fanno entrare. Vaffanculo. Cazzo. Vabbè, fa niente. Allora è tutta materia tua. Se vedo che lui non ha intenzione di scendere... Tu comunque delle persone le puoi convincere lo stesso. Cioè, non so cosa tu volessi fare, però... Io voglio far capire a queste persone che ho pensato agli obiettori di coscienza perché hanno le pezze al culo. Okay. Seminaristi, meno. Di solito le trattano abbastanza bene. Però ci sono anche i seminaristi che non sono convinti di quello che stanno facendo. Quello che voglio fare è tirare fuori un pezzo di Jenga per fare in modo che queste persone... diano un boost alla loro intraprendenza nel cercare queste questa roba e ci aiutino nel fare una selezione. Perché ti autovolontarizzi? Ti dai volontario al dio del Jenga? Perché? Perché io, come si dice, sto pensando a un rischio piuttosto che l'altro. Okay. Abbiamo bisogno di fare una selezione stretta, perché così poi abbiamo più tempo. Quale vogliamo? Chi vuole tirare prima? Perché anch'io mi sa che dovrò tirare. Stesso carta pollice. Dai, pari. No, dici, giusto. Stesso carta pollice. Boom, boom, bam. Io. Hai vinto quindi per scrivere giusto. Ho vinto per scrivere. Sì, chi vince per scrivere primo. Eh sì, perché è più facile poi. Mentre lui fa questo, che tira, io se vedo che lui non ha intenzione di scendere dalla macchina. Io devo portarlo in deposito come da faccio finta di scivolare. Gli do una capocciata fortissima, ma proprio per fargli il più male possibile. Ok. Gli dai una capocciata fortissima, ma lui essendo il caporale delle guardie svizzere è abituato a prenderle anche. Vabbè, ma sarà distratto dopo una capocciata. Cioè, io faccio tu. Per scivolare. Siete tutti e due addestrati a fare queste cose. Vabbè, io mentre faccio questo provo, senza farmi notare, a aprire il coso e prendere la bomba coprendomi col corpo. Vai. E col fatto che gli do la capocciata. Oh, scusa, non volevo. Non puoi toglierlo dalla prima. Non volevo. Minchia quanto già balla per quella cazzo di cosa lì. E fai conto che lui adesso ti ha scavato ancora di esatto. Ottimo! Qui, sì, guarda, proprio smooth. No, da quella parte. No, faccio così. Ancora più fastidio, proprio. No? In verticale lo metti. Ok. Perché qui c'è anche del PvP, quindi non ci stiamo aiutando. Io devo aiutare te, ma non loro. Dannato paranoico. Ah!
Hai preso il C4. Scendo, sempre barcollando. Scusa. C'è bisogno che tu scusa per una cosa che tu hai fatto di tua spontanea volontà. Mo sai tutto. No. Cioè, sono addestrato, capisco che lo stai facendo di tutta spontanea volontà. Vediamo se lo capisci se lo stai facendo. No. Anche io sono addestrato e ho dovuto tirare. No. Se lui dice. No, hai tirato per fare una cosa in cui non sei addestrato, cioè fare le scelte. Volevo farlo svenire con una capocciata, non sono addestrato in quello. Ma non hai tirato per quello. Come no? Gli ho detto, gli do una capocciata il più forte possibile per fargli male. Tu mi hai detto, non gli fai niente. E allora ti ho detto, cerco di prendere la bomba. Mi hai detto che non mi fai. Ti ha detto che non mi fai svenire perché io sono addestrato a prendere mazzate anche fortissime. Questo t'ha in detto. Dread si tirano fuori i pezzi quando fai qualche cosa che, in cui non sei addestrato o se lo stai facendo sotto pressione. Non stavate facendo sotto pressione nessuno dei due niente e siete tutti e due addestrati a fare quello che state facendo. Va bene. Non insisto, ma non sono d'accordo. Scendo. E quando nessuno mi sta guardando di cui sta portando la macchina, non metto nelle mutande sotto la tonaca. Ok. Un posto che difficilmente qualcuno controllerà. Sì, adesso è un cipacco. Tranne i chiriche. Sei in Vaticano, quindi esatto. Difficilmente, non è impossibile. Però, ok. Io invece ho fatto, come si dice, con incoraggiamenti, pacche sulle spalle e delle mance veramente laute che ho fatto intendere potrebbero seguire ad altre mance molto più laute, ho messo un po' di sprint e un po' di pepe nel passo di queste persone. Ok. Pepe anch'esso mio. Se noi, mentre i seminestri fanno questo lavoro, esaminiamo l'opera intera del tumbaretto, del tortoretto, riusciamo a scoprire qualcosa? Molto probabilmente sì, anche perché lui capisce abbastanza la lingua in cui sono scritte. Troviamo altri indizi nascosti nelle sue opere. Allora, lo trascini di sotto negli archivi. Sì, nella parte nascosta dei musei. Sure, Flanagan venga con me. Padre Don Flanagan venga con me, che qua stiamo facendo una cosa. Ci ha fatto male. È un po' scivola qua, c'è la ghiaia. È un problema. Venga insieme che andiamo a guardare i quadri che magari abbiamo già messo i giovani qua a fare le cose noiose in batteria. Noi adesso andiamo a vedere un po' d'arte che magari ci aiuta. Forse. Vado molto lentamente. Ok, scendete appunto negli archivi dei Musei Vaticani e li porti dove c'è questo quadro. È un quadro di quelli... gigante, tutta parete 6 metri per 3 e sono rappresentati 10 angeli. Sono 5 da una parte e 5 dall'altra. Al centro c'è una statua la cui testa è rotta, non si capisce chi possa essere. In mano ha solo questo libro di ferro. Al centro proprio della... La statua tiene al centro della scena in mano questo libro di ferro, bello grosso, bello spesso, e disegnata per terra c'è appunto quella cabala e ognuno degli angeli indica un punto della cabala diverso. Però tutti li indicano? Sì. O solo quelli? Ma indicano solo i punti che erano stati illuminati nella cabala che delle foto? No, tutti. No. Ne indicano molti di più perché sono molti di più di quelli che erano stati o cancellati o messi in evidenza. Gli angeli che indicano i punti evidenziati hanno qualcosa in comune? Tipo allora, sono angeli particolari legati a qualcosa tipo Gabriele all'Annunciazione? Hanno di particolare che tutti quelli che indicano dei punti illuminati sono a destra e tutti gli altri sono a sinistra. Cioè... Okay. Tutti quelli che indicavano dei punti illuminati sono a destra, tutti quelli che illuminavano dei punti cancellati sono a sinistra, in più ce ne sono un altro paio sparsi. Ok. Però sono comunque divisi in 5 e 5. Con cancellati, cosa intendi? Che erano state fatte dei segni apposta che... li annullano? Sono dei segni che servono ad annullare nei rituali della cabala. Ok. Abbiamo finito di visitare? Guardando accuratamente, se trovassi di nuovo la pagina, diamine, eccolo qua, la cabala. Allora, quello che indicava la vittoria e il trionfo, sì. Che era identificato come Golab, sì.
sotto ha un altro nome, perché ai piedi di ciascuno c'è una piccola pergamena con il loro vero nome, che non è quello legato alla cabala. E quell'angelo in particolare si chiama Geburah. Mentre quello che indica la bellezza e l'anima è Nezak. E Nezak voi l'avete già sentito. Cazzo sì, era Gozer. No, Gozer era quello della c'era tua setta. C'era anche Gozer però. Gozer era quello della tua setta. Nezak. Ma sono passati 2 anni. Eh sì, sono passati 2 anni. Dove l'ho già sentito? Dove l'ho già sentito? Ricorda Nezak. È il giocatore quello del Milan? Forse, o forse no, devo tirare fuori un tassellino per ricordarmelo, io non me lo ricordo. No, il tuo personaggio se lo ricorderebbe, non perché male. È stato abbastanza importante. Quando il Marchetti è arrivato alla chiesa, che stavate decidendo cosa fare, cosa non fare, i carabinieri stanno arrivando, il corpo, cosa ne facciamo, e si è presentato a padre Flanagan dicendo non ti ricordi di me, hai dimenticato il mio nome, lui gli ha detto il suo nome ed era Nezak. L'altra cosa è che, e questo ti viene in mente adesso mentre fai questo collegamento, Geburah... No, è giusto, lo fai a mente. E quindi collegamento. Collegamento. Taberi. Geburah vuol dire il giudice. In aramaico. Ve lo dico. Cosa? Allora... Io sono ancora a Geburah è un'altra parola per giudice e questa assonanza a me fa un po' impressione, perché è il giudice quello che ci ha bombato tutto e poi nel dove c'erano i suoi scagnozzi c'erano gli stessi simboli. E poi Nezak non è quello che non è il nome con cui si è presentato il Marchetti a lei. E Nezak è cancellato, è un simbolo cancellato, quello, il simbolo di bellezza. No, lo so, la prima volta che l'ho visto è qua sotto, all'hangar. Il Marchetti? Sì. Ma no, ma l'ha visto anche prima. Ah, la chiesa! Sì, forse, lo zaino, è vero, sì. Sì, sì, che l'ha fatto tutto il... Il tizio quello con lo zaino si chiamava Nezak? No, c'era un altro nome. No, il Marchetti si chiamava Nezak. Ha detto, non ti ricordi di me, ti ricordi... Come va di nome? Ingegner, penso, però... Non è il nome, il titolo questo. Passa di... Sì, no, il titolo è tipo... È come l'ingegner cane. Esatto. Non so come si chiama il nome, ma quello penso che sia una copertura. Allora, Nezak. Oppure Nezak è tipo il nickname che mi dice lei. Tipo quelli sulle chat. È tipo. E i commenti di Pornhub. Però questo Pornhub non so. Sono cose che non guardo. Fanno ridere i commenti lì. Fanno ridere, non sono sicuro mica. No, sì. A volte fanno piangere, a volte fanno ridere. Fanno ridere. Fanno ridere più spesso di quanto fanno piangere. Mentre faccio questa cosa e parlo con lui, cerco di fargli in qualche modo intendere. Andiamo in bagno, devo dire una cosa. Ok? Andiamo oltre. Ormai sono stati 2 anni su un aereo. Sappiamo, cioè abbiamo la telecinesi praticamente. Sì. Ah! Devo andare a fare un po' d'acqua. Ora che ci. Ora dov'è il bagno Vaticano? Ah, seguite le istruzioni per. Non dove c'è l'acqua santiera, appena dall'altra parte troverete sicuramente. È un po' alta l'acqua santiera. Ah, le trovi tutte le dimensioni. E poi non è più sacra l'acqua dopo. No, chiaro, infatti, per quello dicevo dall'altra parte. E poi non ci si difende più dai vampiri. Mi sposto con lui andando verso il bagno. Io faccio segni di sì con la testa. Quando sono portata oltre la portata d'orecchio di Ignazio, mi veniva Ignazio. Ignifugo. Ecco, allora, speriamo. Mentre sta parlando io qua riprovo a fare una scoreggia fortissima. Lucio, Jenga. Allora, per non far cadere qua. Quanto forte. Per coprire quello che all'inizio, quello che sta dicendo e per vedere... quindi anche lunga. Un pelo lunga per vedere e cercare sempre di far vedere, anche se penso che lui non ci creda che io sono, che non c'è. Ah, no, lui è però lui voglio convincerlo che sono un vecchio rincoglionito. Ma adesso arriva anche Kurt, perché ha finito di parcheggiare mentre siete in bagno. Scusate. Ti parla in Morse. No, vado. E lui è addestratissimo. Addestrato talmente. No, andiamo verso il bagno. Ignazio è colluso col Marchetti, nel senso che non so cosa gli deve, ma l'altro a me sembra un militare di carriera, però questo tipo che ascolta i soldi, invece Ignazio c'è qualcosa proprio che non va, e noi non è che possiamo, una volta che troviamo il libro, lasciarglielo nelle loro mani. Quindi adesso quello che faccio io... Per questo ho portato questo, e mi alzo. La tonica. Io ma dalla parte sbagliata. No, aspetta, questo! Era una cosa che non volevo vedere, la porta un po' dappertutto quella.
quello forse è un modo un po' estremo, però mali estremi non estremi. Bisogna fidarci dei nazisti. Questo è vero. Nazisti chi? Il nazistero. Wolfgang Lee. No, sì, io sto parlando. Nazistero. Nazistero. Secondo me è più pericoloso l'altro, perché l'altro sembra tutto santarellino, però io so bene i giri che si fanno qua. Ma quello lì avrà venduto l'anima al demonio. E dici poco? No, ma non hai letto il libro quello lì di cosa, quello lì, dai. Giorgio Marrone, Daniele Marrone. Daniele Marrone. Sì, sì, me lo sono fatto tradurre tutto. Proprio tutto, non, tutto. Non lo sai che qui in realtà ci sono le sette. Siamo attenti agli albini. Quelli che bevono un sacco di grappa. Non ho niente contro la razza. Non sono razzista. Cosa c'entrano gli albini? Gli albini. Ah, gli albini. Ho capito. Va bene. Allora, stiamo attenti a loro e vediamo di stare attenti anche agli altri. I White Walker. C'entra qualcosa col nazismo il White Walker? Te lascio perdere. Fa niente. Prendo il cellulare, non lo chiedo a Pier Maria, lo chiedo a uno... Okay, il cellulare fa molta fatica a funzionare. Ogni volta che schiaccio un tasto ci mette un bel po' a essere... Anche perché è un perché po' carico. Perché è riempito la memoria. È un po' carico di roba. Anche perché io non è che abbia un iPhone 7. Cioè, anche perché sono 2 anni che non cambi il telefono. E infatti ho... Dai, in aeroporto, dai. No. Poi Pier Maria ci sono ritrovato in 1080 che ti ha riempito. Mando una mail a... come si dice? A uno... Consuelo. No, a uno... La risposta automatica, no signore. No signore, no. Spacca signor. Tutto. Mando uno a uno dei miei intern di quelli un po' tagliati e gli dico, questi qua, a cosa li addestro a fare io? Io di solito li addestro a cercare nel torbido del passato delle persone, perché... Una parte del mio lavoro è screditare l'opposizione, è screditare, visto che io divento i criminali, ok? Voglio dire che gran parte del tuo lavoro è praticamente tutto quello, esatto. Io gli chiedo di fare la stessa cosa su Ignazio. Ok, voglio, comincio, mi serve una leva nei suoi confronti e quindi voglio vedere se per caso trova qualcosa e vedo se quando mi risponderanno. Ok. Io mentre lui sta facendo la chiamata e dice le cose, controllo la bomba. È lì. Ma cos'è? È una bomba che è un mattoncino di C4 con il timer. Ok, l'innesco. Era collegato a un filo, quindi basta un minimo di corrente per attivarlo. Sì. È armata, quindi? Io non so niente di sta roba, quindi. Boh. Sì, sì. Non mi faccio neanche la domanda. Proprio. Vabbè, io stacco. Non è armata perché adesso non c'è corrente. No, ma io stacco il. L'innesco, sì. L'innesco, ok. Me lo metto da parte, quello me lo metto nei calzini. Mm-hmm. E il C4 lo metto nelle mutande. Beh, così non è più pericoloso perché il C4 è inerte se non viene innescato. Sì, cioè. Sì. Ok. Va bene. Però ok. Non hai mano per innescarlo velocemente. E intanto io, giustamente, io torno, cioè nel senso poi noi torniamo, io faccio finta di niente e... Io torno un quarto d'ora dopo, perché ovviamente ci metto. Allora, in quel quarto d'ora gli dico, Ignazio... Vogliamo segnarci su tutti questi simboli, tutti questi nomi, che magari ci servono poi durante la ricerca bibliografica. Certo, certo, l'ho fatto nel mentre che il buon padre Flanagan portava a compito l'opera del Signore. Ma come sei solerte. Ah! Sento dal bagno. Sono questioni che chiedono sforzo. Claro. Importante. Allora, senti, adesso che non ci sono il Flanagan e Uber... Da uomo a uomo, come si chiamava? Ending. Da uomo a uomo, ma la tua fede è abbastanza forte da farti da compasso morale quando troviamo il libro, perché magari non è meglio che non finisca nelle mani del Marchetti. Io ho un'assoluta fiducia nel potere della Chiesa e nella Santa Sede, sono assolutamente fedele al Santo Padre e a ciò che rappresenta il potere di ciò che ci sta intorno. Eh sì, ma per il Marchetti stai lavorando adesso, mica per il Santo Padre. Per quale motivo ritieni che questo tomo non debba finire nelle mani di colui che ci ha assoldato per averlo? Perché è un criminale del cazzo. Ok, io sono convinto che sia un criminale, un arrangione. Che tipo di criminale sono convinto che sia? Il Marchetti? Mm. Ma se vuoi ti tiro per... No.
Da quello che hai avuto modo di capire avendoci a che fare e dalle cose che ti ha chiesto di recuperare per lui, ha sempre cercato di restare il più possibile nella legalità. Ok. Ma è una persona che, come hai visto all'aeroporto, non si fa scrupoli nel caso quella cosa di cui lui ha bisogno possa essere ottenuta solo con la forza o con l'intimidazione. Certo. Cerca di ottenere quello che gli serve in qualunque altro modo, ma non si fa problemi a... Io ho una domanda. Essendo stato lì quando c'era l'hangar, mi sono accorto della apparente sovrannaturalità della morte del povero Cristo? Al momento non ci hai fatto caso, però adesso puoi fare 2 più 2. Tu l'hai fatto, okay. Quindi puoi farlo. 7. Ok, ok. Quelle che ci sono in Vaticano. Io, ovviamente parlando da uomini che conoscono segreti, io non sono estraneo a piegare un po' le regole per ottenere ciò che è meglio per se stessi e per la Santa Sede. Certo, devo ammettere che i metodi dell'ingegner Marchetti sono un pochino preoccupanti, sono un po' inquietanti, sono d'accordo. Ritengo che possa essere più pericoloso negargli questa cosa che non portargliela. Magari per noi, ma non per le persone che potrebbe poi influenzare. Io mi sto chiedendo quanto tu in questo momento sia, diciamo, preoccupato per il tuo personalissimo culo, ecco. Che so che in Vaticano è una cosa che è meglio fare. Avvocato... Scusa Gianni. Avvocato, siamo entrambi uomini che di mestiere si coprono il deretano un pochino a noi e al prossimo. Certo, non sono andato via da dove sono nato per diventare solo un ingranaggio per le macchinazioni di qualcuno più di me. Ci tengo alla mia posizione. Intanto ti arriva una mail. Ah, ok. Gli dico, allora, ci siamo intesi. Una volta che troviamo quello che dobbiamo trovare, facciamoci almeno la domanda di che fine deve fare. E poi usiamo la testa per agire con intelligenza. Claro. Va bene. Inoltre, io voglio fare una prova di Jenga per capire... Non fare come a tredicesima era che tiravi prima i dadi. No, giusto, dicevi, scusami. Questa era una prova di... Posso capire se lui mi sta dando il lungo oppure siamo d'accordo? Cioè, se sta... Sì, senza tirare, perché il tuo mestiere è fare quella cosa lì. Vero. Quindi non c'è bisogno... E non siete in una situazione in cui vi stanno puntando una pistola alla testa. Quindi ti devo dire... Allora no, sì, a me interessa più nello specifico. Voglio fare un distinguo fra una persona che sta appunto parandosi il culo e potrebbe decidere di fare qualsiasi cosa, d'accordo o non d'accordo con me, però lo sta facendo nei suoi precisi interessi, o se sei una persona con le spalle al muro che in realtà non ha nessuna scelta ma fa finta di averla. No, da che io ne sappia penso di avere controllo e percepisci che sono assolutamente egoista nelle mie cose. Nel senso, io punto a me stesso. Ok, questa roba si può. Ok, perfetto. Ma era... Così va bene. Ottimo. Va bene. Ottimo. Era quello che mi interessava sapere. Okay. Boom. Poi... Quando... Io appena vedo che hanno finito... Intanto è arrivato anche porta. Ah, okay. Esco. Io non ho sentito niente della loro conversazione. Grazie. Dimmi tu quando vuoi essere arrivato. Ok. Quando... Io la parte finale solo. Ho sentito, visto che stavano ancora parlando, ho finto... Meno male che abbiamo finito. Ah, siamo stanchini. Ah, mamma mia. Sai che dovete chiamare qualcuno di là. Sì, i seminaristi hanno fatto qualcosa. Sono giunti da qua. Che tanti a pulire l'aperto di là. No. Ora che... L'ultimo che arriva va. È tutta opera del Signore. Sì, hanno estratto alcuni titoli di libri che potrebbero essere di interesse. Ok. Alcuni libri sono di interesse perché parlano di un libro di ferro. Ok. Altri titoli sono dello stesso periodo del Rerum Demonicum, e quindi sono stati pescati perché potrebbero essere collegati. Altri libri
li hanno evidenziati perché hai segnato solo il nome e nient'altro. Ok. E quindi non sapendo che cosa... Domanda, la foto sfocata che ci ha fatto vedere Marchetti è la foto di una persona col libro vero, non è una foto del quadro? Sì, sì, era una persona okay. che ai giorni nostri aveva... Padre Nigo! Scelta! Ignazio! Ignazio! Sì, è difficile, la Z. Non c'è la Z. Ignazio! Mi sono dimenticato cosa avevano chiesto. Forse è rimasto là assieme al padre del signore. Bravo però! Bravo! Bel lavoro! Intanto io ho sfruttato questa roba per lanciare un'occhiata almeno all'oggetto della mail. L'oggetto della mail è il lercio su Ignazio. Molto bene! Ah no, ecco qual era la domanda! Vi volevo chiedere... Qui in Vaticano... Dove si può trovare della ganja? Ah, beh... Hanno dei cassettini lungo le pareti, sì, esatto. Apri. In realtà farne anche per il giusto prezzo in Vaticano. Pianta di Dio! Si può trovare di tutto, si può trovare qualcosa se le aggradasse al termine di questa incombenza, potrei invitarla al mio attico dove. Dove piacere della fatto del già da giovane. Basta, adesso preferisco quelle con le tette. No, chiaramente c'è qualcosa per ogni tipo di gusto. Da giovane c'ha avuto il suo perché, ma è, non è il mio. Era per sapere se vi siete modernizzati in questi anni. Diciamo che la cosa non è ancora sotto gli occhi di tutti. Chiaramente bisogna mantenere le apparenze, ma sì. E quindi perché non la legalizziamo? Pensavo che l'alto passero fosse uno dei più contrari. È il Santo Padre per adesso non ha cose più importanti a cui pensare. E anche noi, Padre Flanagan. Gli aperitaviti. Eh sì, con tutte le tragedie con i bambini, immagino. Quali tragedie con i bambini? Nessuna. Sai quelle storie. Non è successo mai niente. Come no? Ne hai messi a tacere una decina. Infatti niente è stato mai dimostrato. Ah, vabbè, sì, ok. Non è successo niente proprio. Allora, io sono staccato dal tavolo apposta. Noi dovremmo fare qualche studio approfondito su questi libri e cominciare a scolpire. Sì, direi che è quello che facciamo. Calma e gesso, e intanto leggo la mail. Nella mail, molto succintamente, c'è scritto che padre Ignazio, oltre a essere effettivamente un esperto di arte, eccetera, eccetera, tende anche a prendere un bel po' di opere che potrebbero avere un certo valore sul mercato nero, falsificarle e rivendere gli originali. Rivendere gli originali, rimettendo a posto le copie, facendo sì. Rimettendo le copie finte al posto. Ti giro la mail. Tu sei un cellulare? Dai, tu sei super informatizzato. Assolutamente no. Io ti pensavo un Nokia 3310. Io sono 3310. È per quello che non si scarica mai. Esatto. Esatto, allora non ti tanto non si rompe mai. Per quello mi sono mandato prima. Ma è possibile che non l'ho fatto svenire? Io l'ho messo dietro. Se non lo dicevi, allora cazzo. Tutto, esatto. Anch'io non avrei resistito al potere del 3310. Potevi anche togliere delle cose da sopra del Jenga. Rimettere è impossibile essere addestrati per resistere a una 3310. Esatto. Quindi non è possibile. Niente, come non si detto, distrugge neanche nel Montefato il 3310. No, non gli giro la mail. Però puoi distruggere il Montefato lanciandolo contro un tipo. Ah, vedete, c'è uscita la nuova puntata. Se vedo che mi stai guardando il cellulare, ormai ci intendiamo. Esatto. Fai vedere, c'è uscita la nuova puntata del Primo Clone. L'ho scaricata quasi tutta, eh. Ah, fai vedere. È al 3% la batteria ormai, perché ha scaricato tutto il film. E vedi, è l'internet che ti ciula la batteria. È probabile. Che bollette poi che mi arrivano dalla... Non arrivano a te, arrivano al Vaticano. Però sì, si dovrà pure lamentare di qualcosa. No, ma questo è fake. Ah, che peccato. E vabbè. Non so cosa vuol dire, però lo uso. Posso accorgermi di questa cosa? Beh, gli ha fatto vedere il cellulare parlando della serie. Ah, quindi, ok. Parlando della serie di film. Li hai già visto prima che si è fatto mandare un film in torrent. Sì, è vero. Parlare di serie TV. Padre Ignazio. Certo. Ma lei è tipo quello del Codice da Vinci? Tipo un simbolista? Un simbologista. Sono un restauratore e ho una laurea della Università Pontificia. Ma cos'è esattamente un restauratore? Di mobili? Opere d'arte di tipo quella che c'era su internet.
che hanno fatto tipo Gesù rifatto, ma l'ha rifatto la tipa. Ah, uno scherzo di cui parlavamo spesso all'Università Pontificia. Ah sì, era molto divertente quello. Che cagna a disegnare quella. E intanto io cerco fra i libri. Sì, anch'io sto cercando in realtà. Quindi i simboli, tipo come si chiamava quello lì? Dai, l'avrà studiato. Quello lì del codice da Vinci. Ah, il signor Robert Langdon. Robert Langdon, sì. E anche quello era Tom Cruise. Esattamente, signore. Il suo occhio cinematografico è fulminante. Come tutti gli altri occhi. Con la cataratta. Cioè, esatto. Beh, mi sembra ottimo. Beh, bel lavoro. Poi io... giovane. Voglio fare distraendo un po' di esatto, bravo! Perché quello che voglio fare io è se trovo. Scusa, io di questo è che hai giocato fin dall'inizio io, così. Io se di questo enorme per teatro da fuori. Cioè, mi accorgo di qualcosa. Cioè, di questi giochini puerili. Mi accorgo dopo due minuti. No? Bellissimo. Perché io voglio sfruttare questo suo momento di disattenzione per nascondere dal suo occhio analitico quello che secondo me è il candidato più probabile come libro. Ok, tu mentre loro si paracazzo vedi che lui comunque è molto interessato a quello che sta leggendo. Io devo tirare perché sono molto bravo a paracazzare. Okay. Naturale tuo. E sta segnando alcuni dei nomi, ma in maniera molto leggera, in modo che lui riesca a notarlo, ma una persona non attenta magari non ci faccia caso. Ok. E sono tre le cose che ti saltano più all'occhio. La maggior parte sono libri che parlano di altri libri in cui magari si cita anche, ma dal tipo di titoli ti rendi conto che sono degli scritti del 1700 di gente che faceva... Non può essere un cazzo di simile, certo. Magari una seconda pista, cioè se non troviamo niente lì su quelli possiamo approfondire. I libri dello stesso periodo, essendo comunque dei libri di cui sono segnati il numero di pagine, dove è messo, di che cosa parla, benché siano dello stesso periodo, ti sembra difficile che siano correlati direttamente. Di quelli di cui non si sa assolutamente nulla invece ce ne sono alcuni che ti saltano all'occhio. Una è una serie di libri, okay, chiamati Libri dell'Anziano. Esatto. E il collegamento lo fai in maniera certo, quasi inconscia. Poi c'è il sigillo bianco, e dato che da quello che avete visto della copertina del libro di ferro, il lucchetto che la tiene chiusa ha una grossa perla bianca, potrebbe essere legato. L'ultimo che ti salta all'occhio invece è un libro che è tradotto in linguaggio moderno, è I servitori di corte di Gebura. Ah. Ok. Ta-da. Senti, io non sono sulla stessa pagina, ovviamente questi saranno su pagine diverse. Che ore sono? Ormai è... tardo pomeriggio, inizio sera. Sì. È tardo pomeriggio. Sì. Tutto. Allora, senti, io questa cosa, dopo che appunto lui ti sta stordendo di parole, ti dico, allora, qua io ho fatto una ricerchina, però si trova, c'è da metterci un attimino più di testa, magari continuiamo domani. Queste cose secondo me ce le portiamo via. E adesso andiamo a casa, riposiamo gli occhi e poi torniamo qua domani. Perché? Non c'erano messo del cibo. Certo, ho fatto preparare per voi l'appartamento di fronte al mio se desiderate. Va benissimo, perfetto, così sì, se sì. Mi succede qualcosa stasera posso chiamare lei. Chiaramente sarà mia premura che voi siete trattati come migliori. Ma che è un altro gentile? Lui è molto... Sì, lui secondo me la cultura...
La cultura che ti aiuta a essere, perché ti apre la mente. Ah, sì, probabilmente proprio questo. Ti apre anche le gambe di un sacco di tipi hipster. Forse. Cos'è l'hipster? Non lo so, l'ho letto su internet. Vabbè, fa niente. Se potessimo andare, una cosa, lei fa la guardia svizzera, sempre davanti alla porta, per tutto il tempo? Davanti al vostro appartamento. Lei non dorme? Ci deve difendere. Ho una comoda sedia di fronte al vostro appartamento. Ah, quanto mi sento già più sicuro. Catroia. Quanto di fronte? Hai microsonni da 30 secondi come Batman. Esatto. Non dorme mai. No, dormirò probabilmente anche della grossa. Io guardo bene dove si mette poi in caso lui sulla sedia davanti alla porta per calcolare se un po' di C4 messo proprio sul muro dietro. Ok. Ora capisci perché non volevo giocare padre Flanagan più. Scusa, uno non si fida. E la prima cosa che ti viene in mente è mettere il C4 dietro al muro. Esatto, faccio esplodere il muro dietro cui lui è seduto. Se dobbiamo scappare, metti la striscia di C4 lì, ti allontani dall'altra parte della finestra, fai saltare, lui gli ha detto lo cadi per terra, vai lì, lo accoltelli e poi scappi. È la cosa più lineare e sensata che ti può venire in mente, giusto? Vabbè, faceva così. Era tattica di guerriglia, per essere sicuro. Mentre saliamo, cerco di stare in sparte con te senza farmi sentire da lui. Ok. E ti chiedo, ma una curiosità, io ci tengo a essere un buon ospite per voi. Io non ci sono. No, un buon ospite per voi, quindi ottempererei alla richiesta del signor Flanagan. Ma mi sembra già abbastanza paranoico senza anche dargli un pochino di marijuana. Ah, in realtà dipende, ci sono due tipi di marijuana, quella che ti fa diventare l'attenzione più alta e quella invece che ti calma. E se prende la seconda, andiamo tranquilli. D'accordo, allora io ho imparato a conoscerlo come una persona più stabile di quello che sembra. Qualsiasi cosa sarebbe più stabile di quello che sembra. Comunque anche questa torre del Jenga è più stabile di quanto sembra. Apparentemente ho 84 anni. Ci sarà un po' di rincoglionimento. Le apparenze ingannano. Io te la offro. Io ho proprio l'appartamento Vaticano, bellissimo, di lusso. Di fronte ai musei Vaticani. Con tutti i quadri, vista bellissima dappertutto. Sopra il caffè Vaticano. Io invece come si dice? Voglio parlare con te. Sì, io fumo tranquillamente. Mm-hmm. Magari mentre lui sta fumando e sta scambiando la marijuana. Mm-hmm. Scelta Henning. Mm-hmm. Siamo partiti con i piedi un po' sbagliato. Comunque tutte queste cose, le esplosioni, le bombe, a me mi stanno mettendo un po' in ansia, a essere mm-hmm. onesto, perché io non sono un uomo d'azione, non sono abituato a fare questo genere di vita. Sì. Quindi io volevo sapere, ma lei che esperienza ha e com'è che ci ha finito a lavorare qua per noi e il marketing? Io ho fatto addestramento in Guardia Svizzera, mm-hmm. cresciuto in gerarchia di Guardia Svizzera, naturalmente addestramento di Guardia Svizzera e addestramento di militare di alto livello. Uh-huh. Dopodiché io conosco Marchetti perché lui... legato in qualche modo a equilibri interni di Stato Pontificio, e quindi il nostro compito è conoscere tanto di tutti. Ma quello che non capisco è perché, come posso dire, questo mantenimento degli equilibri, in che modo si rapporta al fatto che noi stiamo lavorando per lui all'interno di possedimenti che riguardano invece lo Stato Pontificio stesso? È interesse di qualcuno che qualcosa esca e non sia sentito, oltre che a Marchetti? Ha delle amicizie in alto, magari conosce un vescovo? Questo io non potrei dire. Beh, ma qualcuno un ordine gli avrà dato, Leone, che prende lavoro da Marchetti direttamente. Io faccio lavoro a pagamento per chi paga. E questo non è proprio da guardia svizzera, glielo dico. Cioè, sì, prendere i soldi da chiunque è esattamente svizzero, ma lei il lavoro c'ha ragione. A me pare che lei un lavoro ce l'abbia già, e non è di certo di quello di fare il freelancer. È una parola che ho imparato su internet. Sì, e l'ha usata anche in maniera giusta. È di conforto. Diciamo che io non posso rifiutare richieste di Marchetti. Una marchetta, insomma. Eh sì. Quindi lei mi sta dicendo che non può essere comprato perché lei è vincolato. Certo. È in confidenza.
il lavoro da cui non si può svincolare, quale sarebbe di preciso? Perché questa cosa del proteggere noi a me sembra strana. Io sono protettore di chi porta il libro finché il libro arriva a Marchetti. Questo è il mio incarico. E poi fa saltare tutto? No. Solo quello che deve saltare. Se... Sto pensando in particolare alla mia persona. E anche alla persona del Sir Flanagan. Io mi chiedo una persona, diciamo, diligente come Sir Marchetti, perché dovrebbe lasciarci in giro una volta che ha finito di fare questa cosa? Una persona diligente come signor Marchetti, come chiama lei, se vi avesse voluti morti non avrebbe aspettato 2 anni. No, io penso che ci avesse voluti vivi fino a quando recuperiamo il libro e che poi non abbia più nessun motivo per volerci vivi. O avrebbe potuto fare recuperare di altri libro. E questo invece io sono convinto di no, perché sembra che Flanagan ci abbia un ruolo importante in tutto questo. Io questo non posso dire. Nel momento lei fa questa, secondo me, attiva. Ma è sabbia. Mi ricordo a Woodstock. Attiva. C'erano tette ovunque. Musica comunque, che se io vi voleva, se io vi voleva esplosi, io non avrei dato bomba a voi, avrei riutilizzato bomba. E questo è vero. Allora, giusto una cortesia. Se dovesse finire il suo lavoro e il suo lavoro avesse qualche implicazione spiacevole per me, lei si premuri di avere almeno l'interesse di farmelo sapere prima di farlo? Magari prima di finire male ci si può parlare. Sono una persona di risorse interessanti. Chi lo sa che magari la cosa non le possa tornare utile? Io non ho mai abitudine di fare cose senza pensiero. È tipico della Svizzera. Anche lei è molto svizzero, sa, avvocato? Il Milano è una... Milano era, cioè, il Ticino era parte di Milano, del Principato di Milano. È stato ceduto per accordi internazionali. È stato comprato. Intanto ti arriva un messaggio. Questa è Svizzera! Oh, che dice il messaggio? Il messaggio è... Lo attacco la batteria. Il messaggio col telefono è dell'ingegner Marchetti e dice solo meno 5. Va bene. Diteci quando siamo in stanza io e Flanagan. Vabbè, no, devo fumare. Io naturalmente chiamo, perché ovviamente non mi posso fare 47 ore di turno di guardia senza dormire, quindi chiamo una rotazione su. Lui per un'oretta, quando siamo in camera, vede che provo concentrato a metterlo sul muro e disegno tipo quel dietro il contorno della sedia dove è appoggiata davanti. Ma male che la Maria lo calma. Quindi intanto apro la porta, controllo. Io speravo che crollasse dal sonno. Controllo le vie di fuga. Ma là c'aveva 87 di costituzione. C'avevo tipo 1 milione. Quando probabilmente gli altri sono tutti più fatti di me, eccetera, controllo se via d'uscita, mi preparo qualche piano di fuga rapida. No, io non ho fumato, io te l'ho offerto, ma non ho fumato. Ok, vabbè, però poi a un certo punto me ne andrò nella stanza. Piani di fuga, provo a guardare le uscite, quale sarebbe il modo migliore se qualcuno entrasse con armi alla mano per scappare. Sure, Flanagan, lei m'ha capito bene. E lei sta cercando una via d'uscita, e secondo me... Io non ci sa mai. Allora io le dico questa cosa. C'è Ignazio, che è un bravo fiore. Aspetta. Però è colluso. Prova a vedere se ci sono microfoni. Nice, vai. Visto che sono abbastanza esperto, tiro, ma allora cerco microfoni, telecamere, un po' sì, tutto l'ambaradan. Fai un check di sicurezza. Questa è difficile. Non puoi toglierlo. Sì. Questo non puoi toglierlo. Esatto, certo che puoi. Così, cioè, no, se riuscivi a toglierlo, giuro che. Riusciva a toglierlo. Non è detto.
No. L'ha detto. Sì, no, ma detto chiaramente per forza. Non sta parlando della stessa cosa. Questo, se lo togli cade quello per forza. Quello verde non puoi togliere, esatto. Non può restare su. Sì, fisicamente. Quello dicevamo, cioè se ce la facevi giuro che mi mettevi in ginocchio e ti guardavo come la Madonna che piange. Ok. No, non c'erano microfoni, non c'erano telecamere, non c'erano altre bombe nascoste sotto al letto, non ci sono... Tutto pulito, invece sei più tranquillo? Sì, sì. Allora... Un squarcio di materassi. certo, perché tu eri addestrato a farlo veloce. Sì, chiaro. E veloce. La scusa è che stavo cercando... Tutta la carta... Eri fatto, tutta la carta stavo cercando i soldi che avevo nascosto. Esatto. Ma non è casa tua, sono un vecchio, sono incoglionito. Cioè, non è colpa mia. Allora, la che bello chimica. Essere vecchi. Non allora. Vedo l'ora. Allora... L'Ignazio è un valore. Sì, è uno che fa. Ma quello che se ne frega, esatto. Però secondo me è uno che non può. È uno che magari me lo potrei comprare. Però. Sì, ma in caso è debole, gli dai una botta qua, terza vertebra. E invece il militare, quello lì, me l'ha proprio detto lui, trasparente. Io non posso dire di no al suo Marchetti. Allora. Beh, ma neanche noi possiamo dirgli di no per adesso. Se no ci fa fare la fine di Beckman. Sai cosa ti dico? Lo decidiamo quando abbiamo il libro. E io ho tre libri. Che probabilmente... cioè, ho tre opzioni valide. E non glielo mica detto a loro. Aspetta. Apro la porta. Ah! Non c'è nessuno. Chiudo la porta. Meno male che vi vengono in mente queste cose che a me non verrebbero in mente mica che mai. Che filmera. Allora... Cosa? Adesso devo pensare. Allora, la palla in canna, qualcosa del genere. Secondo me, scuola adesso noi evadiamo e facciamo irruzione nei musei vaticani e ci andiamo a prendere quei libri nottetempo. Mi sembra un'ottima idea, possiamo mettere una distrazione. Tipo? Tipo, c'era un sacco di... Adesso io non me ne intendo, ma immagino che... Cos'è che è altamente esplosivo e puoi trovare comunemente nelle case? Il gas del fornello? No, c'era tipo... Non so, tipo cos'è il... L'ammoniaca con cose del genere. Sì, tipo quelle proprio da Anarchist Cookbook, no? Per potenziare l'esplosione del C4. Perché? Non può. Un blocco così del C4. Ti faceva saltare un'auto. Ma potenziato, effettivamente. Le cose vanno fatte bene, vanno fatte in grande. Lascia anche un po' di fiamme. Io pensavo... Possiamo far saltare tutta quest'ala? Scusa, ma se riuscissimo a non farci notare, noi per loro stiamo dormendo, ci abbiamo tutta la notte. Se ma facciamo... abbiamo le guardie, ci devono cambiare, ora non c'è nessuno. Ma non c'è proprio modo di uscire da qua senza farsi vedere. Posso dargli una botta? Senza C4, una botta e via. Se la sente, lì mi sembra spalluto, Vabbè, posso prendere questo come bastone, prendo tipo l'attaccapanni. Ok. Perché quello che mi viene in mente a me è che se noi andiamo con loro, poi il libro ce l'abbiamo. Ma ce lo fregano! E quello è armato sicuramente. E se invece li prendiamo adesso? Però forse i musei vaticani sono protetti. Gli archivi vaticani mi sa che sono protetti bene bene. C'abbiamo una... C'è una televisione? Nella tua stanza no, ma nella casa sì. Ok. Nella casa... Ma noi siamo a casa sua? No, stiamo davanti. L'appartamento di fronte. Io voglio mi trovo perché nell'appartamento qual è la cosa più elettronica che c'è? Elettronica la televisione. Sì. Riesco a in qualche modo a creare un detonatore? No. Ce ne hai uno. È una roba che c'è lì. No, il detonatore proprio per poter fare a distanza click e attivare l'innesco. Ah, tipo che ti proprio tipo radio. Premi Sky e esatto, esatto. Sapete che in realtà questa roba non è una cosa così non è difficilissimo, basta avere un però sì, ma il telecomando nella televisione. Esatto, basta il telecomando e devi modificare per aumentare il raggio. Esatto, il telecomando della televisione lo dovresti puntare direttamente perché va a infrarossi, non è wireless. Ti servirebbe il telecomando quello del cancello o i cellulari. O i cellulari.
col Nokia, perfetto. Tra l'altro esplode, ma il Nokia rimane lì. No, è peggio perché il Nokia parte come un proiettile. Parte come un proiettile, probabilmente fa più danni del C4. Sì, cerco, passo il resto del pezzo della notte a cercare di montare un detonatore a distanza. Se abbiamo bisogno della distrazione quando siamo lì. Ah, sì. Facciamo saltare in aria la casa qui. Ma arriva tutto. Ah, ho capito che è qui vicino. Eh sì. Così la polizia va tutta lì. E anche. E però si allertano quelli, e non lo so. Potrebbe essere un piano troppo. No, ma se noi andiamo sotto a cercare e ci prendono, sì, noi possiamo far saltare magari la scossa del palazzo o quello che è, ci dà qualche secondo per agire. Va bene, proviamo. Ogni momento è importante quando si lotta per la sopravvivenza. Io guardo i documenti che ci ha firmato lui. Me lo ricordo a Disneyland. A che livello possiamo spenderceli per entrare di notte lì? Tu che sei bravo a parlare e a percurare la gente, probabilmente riesci a farlo con un po' di sforzo, ma non eccessivo. Possiamo farci. Altra cosa, visto che non c'ho lui a distrarmi, io di notte mi faccio quello che avrei dovuto fare durante il giorno. Sì. Quindi probabilmente arrivi agli stessi tre nomi miei. Non so, vediamo. Non so se devo tirare o se è una cosa che ricade nella mia competenza. La Claymore che spara il 3310, altro che Star Destroyer. Il C4... ma come pensi che abbiano distrutto Alderaan? Esatto. Il C4 ha una velocità esplosiva di 8000 metri al secondo. Quindi essenzialmente manda le cose in orbita, pur potendo, cioè velocità di fuga. Beh sì, no, perché c'è anche velocità terminale poi. Sì, però più o meno. Beh, il 3310... La velocità terminale esiste anche in salita. No, però 8000 è lì, quindi se lo metti nel punto giusto poi... No, non esiste in salita. È in discesa quando l'attrito con la gravità. Ah, sì, non so cos'è la velocità terminale. La velocità terminale è il massimo a cui puoi arrivare in caduta. No, scusa, io intendo la velocità di fuga. Non continui a accelerare, sì, esatto. Sì, no, sì. La velocità di fuga in realtà può essere quanto vuoi. E allora? La velocità di fuga è 8000, se non vai... Per uscire dall'atmosfera, sì, sì. Forse. Allora, io devo tirare per scoprire quello che ho scoperto lui o quel tempo ce la faccio? No, ce la fai anche tu. Ma lui è un artista. No, ma è lui un avvocato. Ci ho provato. Lui, anzi, è ancora più avvantaggiato perché di lavoro fa quello. Fa praticamente quello. No, si sta, grazie di questa cosa. Ma allora, lui sa questa cosa. Quello che non sa è che noi stiamo cercando di sgattaiolare fuori. Esatto. Per precederli, io ho messo il C4 nel televisore. Ok, ok. Non nel cellulare? Nel televisore col cellulare. Attivabile perché col cellulare. No, attivabile. Cioè, perché nel televisore allora? Perché nessuno va... Cioè, è dove è nascosto. Ah, per nasconderlo, sì, sì, okay. Sì. Ok. Allora, come usciamo? Come usciamo? Penso io. Va bene. Apro la porta. questo mi sembra la soluzione. Questo mi sembra. Il rasoio di Occam proprio. Esatto. C'è la guardia? Sì. Salve. Facendo con la testa però. Dov'è Maria? Maria Consuelo. Io non conosco lui, cerca Maria Consuelo. Di metterlo a fuoco con gli occhi. Okay. Non c'è Maria? Ma oggi c'è giorno libero? E paglio sotto il collo fortissimo, uno scozzettone violento. Che bello essere vecchi. Ok. Cade per terra svenuto. Lo metto a dormire come tipo comando. Il mio amico è stanco morto, no? Ok. Io caccio fuori la testa. Dormendo, meno male. Sì, era stanco morto. Ok, va bene. No, ma respira. Tra un po', forse. Andiamo. Andiamo. No, ma l'ho ucciso? No, è solo svegliato. Ah, ok. Mi concedi che io abbia, tipo, qualcuno che mi avvisa se entrano nei musei, piuttosto che... Beh, quello sì, il responsabile alla fine sei tu, quindi... Ok. Quindi verrà notificato. Sì. No, allora, a meno che lui non si percazzi delle carte. Ah, quindi proprio hanno tutta la... Gliele ha fatte lui, eh. E poi magari deve avvisare comunque. No, però una cosa, peraltro. Certo, ti avvisano. Ma ti avvisano il giorno dopo di chi è entrato e uscito. Non è che ti chiamano e ti dicono... nel senso, altrimenti questo qua non c'ha una vita. No, però se lui... Lo ha detto apposta. L'ha detto apposta, vabbè, perché... Sì.
No, non l'ho detto subito in effetti. Volevo chiedere se era plausibile questa cosa. Beh, se vuoi... Retroattivamente potresti averlo fatto. Retroattivamente mi sembra però secondo me sono un paio, perché è tanto retroattivamente. Vabbè, dimmi tu, eh. Io no, lui master. Deve dirtelo, il master. No, uno. Uno è giusto. Tanto è già abbastanza in bilico sta torre. Sei sicuro di voler prendere quello? È ormai sei committato. Io potresti anche abbandonare e far finta di fallire. Mi sarebbe molto piaciuto se io avessi perso qua, la tua bomba esplodeva malissimo, io morivo malissimo, chiaramente. Ma no, dici del master, cosa ti succede? Magari andavi lì e fa, vediamo cosa stavano guardando. E si accende la TV perché non è collegata alla TV. Sì, avevi lasciato... Avevo solo detto che se qualcuno entrava con quei documenti... Sì, magari è più plausibile che lui abbia detto se qualcuno entra di notte avvisatevi subito, magari. Ma non solo noi. Ma è anche plausibile che lui abbia detto, dato che questi sono dei pass che do a delle persone che conosco fino a un certo punto, se entrano ditemelo. Ok. Molto semplicemente. Arrivati lì... Sono due guardie svizzere anche lì. Certo. Io li saluto. Gli mostro i permessi. Una visita inusuale. Sì, certo. Purtroppo dobbiamo fare le ore piccole perché dobbiamo prendere un aereo per il ritorno. L'ultima volta ci abbiamo messo un po' ad arrivare. Quindi abbiamo bisogno di essere... È inusuale? Beh, sì, certamente. Di notte non è una cosa normale. Da un altro punto di vista, purtroppo... Allora andiamocene. No, è una cosa che purtroppo si deve fare. Dobbiamo scartabellare un po' fra gli archivi per cercare il testo di cui eravamo in ricerca. Ignazio si sta riposando, noi purtroppo non possiamo permetterci questo lusso. I documenti sono in ordine. Grazie mille. E passiamo. Io molto lentamente, perché voglio vedere se magari se ne fottono e fanno qualche commentino mentre un vecchio rincoglionito gli passa in mezzo. Tutti i documenti sono svizzeri. Poi ovviamente sono molto simili a un sacco di vescovi. Allora, io questa ricerca... Però intanto ti avvisano. Ah, mi avvisano, ok. Io questa ricerca la voglio fare il più velocemente possibile. Cioè, perché io non so se questo qua arriva la mattina dopo o abbiamo 10 minuti di vantaggio. Quindi ogni minuto... Dove siamo? In una specie di biblioteca? No, siete negli archivi dei Musei Vaticani. Che peraltro descrivi, ci sono essere una roba tipo corridoi su corridoi. Sono gallerie sotterranee scavate abbastanza recentemente in realtà. Il palazzo sopra del museo è un palazzo del 1500, bellissimo da vedere. Sotto è stato tutto scavato come se fossero i bunker antiatomici. Ok, ma ci sono in queste gallerie comunque scaffali e cose varie? O è tipo intagliato nella pietra della galleria? No, non è intagliato niente. Sono lunghi cunicoli, ci sono piccole stanze con la porta pressurizzata per mantenere temperatura, pressione. Quindi umidità. Allora, mentre lui cerca i libri, io cerco il posto che sarebbe il più sicuro da difendere in caso scappare. Ok. O dove uccidere più gente possibile. Un po' tutto. Ok. Ti rendi conto che da qua sotto non ci sono uscite di emergenza? Ok, quindi il modo migliore se qualcuno venisse dall'unica uscita che è anche l'entrata sarebbe magari preparare una delle stanze prima in modo da far succedere qualcosa mentre noi siamo più indietro. Da usare come diversivo oppure per fargli danni. Allora io faccio questo mentre lui cerca di libri. Il più velocemente possibile. Faccio guerrilla sotto i Musei Vaticani. Allora... appena scopro che qualcuno è entrato, vado a bussare da loro. E non risponde nessuno. La guardia? La guardia non c'è. Busso, non risponde nessuno, sono al campanello, chiamo il loro telefono. Quale? Suona dentro. Ok. Suona dentro. Ho messo in carica. Stanno dormendo, poverino. Chiamo il loro telefono, ho avuto un momento. Ma ormai non c'è la guardia. No, il mio non c'era nessuno. Io te lo dico che non c'è la guardia. Ti chiamo e ti dico che non c'è la guardia. Lo svegli, poraccio. Grazie. Non c'è la guardia? No, non è sta guardia. E allora, caro padre Ignazio,
Credo che sia inutile entrare in appartamento. Pensa dove loro di poter essere se non in appartamento. So perfettamente dove sono. E allora andiamo a trovarli. Dove sono? Troviamoci all'ingresso dello Smuseos. Va bene. Quindi in realtà non stiamo facendo niente di male. Ma infatti. Beh, avete comunque staccato una guardia. Chi lo dice? Non c'è, vuol dire che va. No, ma anche la guardia. Adesso sono maldestro. Ok, io ho la migliore avvocato del mondo con me. No, non si può dimostrare niente. Allora, e io ho estratto. Allora, trovi tutti e tre i libri. Ok. Che ti erano saltati all'occhio. E di questi tre nessuno ha la copertina di metallo. Ok. Ma in quello che si chiama i servitori di corte di Gebura. Sì. Vedi che sono descritti una serie di rituali per accedere a una dimensione superiore in cui è possibile realizzare i propri desideri. Aha. Ma quindi è cult, non è dread. Beh, l'ambientazione è quella. Ok, è quello. Starà cercando questo, ma una cosa. La lingua coincide, cioè potrebbe essere questo il tomo. In effetti c'è. No, è scritto in latino. È una cosa, è un rituale che io potrei fare? È un rituale che chiunque potrebbe fare, perché è descritto passo per passo in latino, non richiede delle cose assurde tipo dente di metallo di una meteora caduta in agosto. E quanto è lungo? Non eccessivamente, è abbastanza breve e si chiama Opus Magnum. Io faccio per prendere il cellulare per fargli una foto, non ce l'ho. Ci sono delle cesoie però in un angolo, te le faccio vedere. No, brutte cesoie. Facciamo le cesoie. Potrebbero esserci utili. Brutti ricordi, no, con le cesoie. Ho fatto un sogno una volta con le cesoie, non è andato niente bene da lì in poi. Allora, lo memorizzo, lo strappo, se lo strappo mi beccano. No, non hanno motivo. Non puoi fare foto col cellulare, evidentemente. Strappo la pagina. Ok. Me la mettono nelle mutande. Va bene. Perché ho imparato dal migliore. Chiudo. Serve anche non lavarci per un paio di settimane. E quello ci penso. Ti dissuade. E cerco di uscire. Cioè, usciamo. Facciamo questa roba così troviamo il libro. Lo possiamo chiedere. Ok, aspetta, io prima che se ne va controllo che il libro che ha messo l'ha rimesso via bene lui, no? Sì. Faccio un po' di casino su altri libri come se in realtà fossero stati presi quelli. Ok. Tipo lo rimetto male, uno lo rimetto girato, uno lo lascio aperto su un tavolo e poi ci sta. Okay. Adesso c'è da vedere se chi arriva prima loro, esatto. Noi. Direi che non è inutile strare, andremo avanti all'infinito. Io ho fatto una prova, no. Già. Il master decide brutalmente, sì, in questo modo. Certo. Uno di voi due, sì, estrae. Se estraete, arrivate mentre loro se ne stanno andando. Se non ci riuscite, loro se ne sono già andati. Ok. Però dovrebbero estrarre tutti e due. No, è possibile anche che ne arrivi uno solo. A me ma si sono detti di trovarsi di sopra. Sì, ma tu dove abita? Lì dentro. Ma io penso che stessi dormendo lì vicino. Beh, io dormo. Le guardie svizzere dormono negli acquartieramenti delle guardie svizzere. Vivono nei. Quindi non a 15 metri. Beh. 60? Sì, così vicino. Beh, il Vaticano è un chilometro quadrato. Il Vaticano è un buco di cui la maggior parte è giardino. Quindi, può tirare tu quello tu che c'è sottoterra è tutto un altro pure discorso. Già, le voci nella testa dicono che l'ultima volta che c'è stato un rituale che chiunque avrebbe potuto fare non è finita bene. Qual era dei tanti? Aiutatemi, non me lo ricordo. Voce nella testa. Io mi ricordo quello di Cthulhu. L'ultimo Cthulhu? Quello no, nella foresta. Ah, sì, con i cultisti. Quello che stavano facendo loro. È arrivato. Che stavano arrivato facendo loro il rituale. Vabbè, ne stiamo uscendo. Signores! Ah, oh, Ignazio!
Se pensavate di avere fretta, potevate dirmi, vi avrei accompagnato volentieri. I letti sono troppo scomodi. No, vabbè, ma lei già visto tutto, io sa. Ho sempre pensato che qua dentro ci fossero le cose, ma sai, quelle complottiste. Tipo le prove sulle scie chimiche, le prove che i vaccini fanno venire l'autista. Sei in cerca di segreti, padre Flanagan? No, io non ci credo a quelle cacciate. È che però, detto, non ci so mai. Diamo un'occhiata. Mi nascondono qualcosa? Tira, perché non sei non un esperto come il De Benedetti, sa capire intenzioni e menzogne. Ho fatto l'ultimo sotto. È bello che con padre Flanagan non potresti anche essere certo che stanno esatto. Ma non si prende assolutamente niente. Non ridere, perché sì, sei sicuro, ragazzo? Attenzione. Tra l'altro, giocare con il ventilatore con la torre di gelo diventa sempre più pericoloso. Ok, ho capito che mi stanno facendo qualcosa? Beh, non ti hanno detto tutto, probabilmente. No, lui non gli ha detto assolutamente niente. E padre Flanagan è affidabile quanto... Sì, però il fatto che siano arrivati così nella notte, stiamo minimizzando i letti scomodi, chiaramente. Stiamo sicuramente minimizzando. Signore, pensavo che fosse... Ci vuole far fare un giro? In realtà, visto che siamo qua, potremmo procedere con la nostra ricerca. Io... Ma nella io notte... stanchino, non ho dormito. Appunto, lei può tornare a dormire. Io, senza distrazioni attorno, esplorando la lista, ho scoperto questa e quest'altra cosa. E ti faccio vedere... Che lista? Quella dei libri dei seminaristi. E essenzialmente ti faccio vedere i libri che tu hai già scoperto. Tutti? Non lo so, dimmi tu. Sì, beh, interessante. Visto che siamo svegli e non riuscite a dormire, potremmo andare andiamo a vederli. Non si può proprio fare domani. Visto che siamo qui e non riuscite a dormire, mi sembra. Ma lo vogliamo far lavorare tutto da solo? Beh, gli appartamenti sono. Non c'è un letto più comodo. Ah, chiaramente, se desiderate un letto più comodo, possiamo provvedere. Non c'è bisogno di venire fino a qua. Abito. Di fronte a voi, potevate chiedere a me, sono quanto di fronte? Mi sento responsabile. Di fronte. Mi sento responsabile. La porta davanti? Esattamente. Magari. Potrebbe essere un'ottima idea. Una pennica. Era un po' troppo morbido. Un materasso. Ma c'è anche lui? Duro. Ah, sì, sì. Sì, io sono in silenzio che ascolto. Un materasso un po' più duro, magari. Mi andrebbe bene. Chiamo subito, tempo mezz'ora i vostri appartamenti saranno comodi. Nel frattempo, se vogliamo iniziare... Va bene. E faccio il... Non penso ci metterò meno di mezz'ora a preparare il letto nuovo. Vero, hai ragione. D'accordo. Faccio gli arrangiamenti del caso. Snake. Ok. No, è il nostro modo in codice per faccio saltare tutto. Ah, no. L'avevo capito io! Giuro. Sì, in effetti è... Penso che sia fuori luogo. Adesso. Esci, vabbè. Tra l'altro, lui non ha il cellulare da prestarti per fare una partita a Snake. Oh no. Infatti, per me fare una partita a Snake era. Sì. Fare boom. Sì, ma con cosa? Che il tuo col cellulare. Col mio cellulare. Ma il tuo cellulare è attaccato alla bomba per farla esplodere. Ah, giusto. E lui il suo cellulare ce l'ha in carica. Ah, quindi ok, o l'ho fatta che io devo chiamare il mio numero per farlo saltare. Sì. Se no non hai. Non ma hai un sacco di gente mi chiama, io sono abbonato un sacco di. Hai dato il numero di tutti i trattamenti personali. C'erano tutti. Secondo me tutte... il primo telemarketing. Sì, e anche tutte le signorine di posti. Esatto. In quel di Milano. Tutti gli 899 sono pronti, quindi... Ok, la prima è solo questione di tempo. La prima io realizzo adesso come l'ho montata. Grande. Io... sono un po' stanco, penso che mi fermerò qui a mi appoggio a un tavolo, mi sdraio un attimo con fatica. A me è appena venuto in mente che io ho chiamato i loro numeri e faccio finta che il mio non ce l'hai. Il mio ce l'hanno solo persone poco raccolte. Hai chiamato quello sicuro. Meno madonna. Tra l'altro l'hai chiamato da davanti alla porta. Esatto, cioè, se tu avessi avuto il mio avresti fatto una fine orribile.
Vabbè. Ok, quindi lasciatica. Ora il master potrà decidere quando. L'osteoporosi. Questo tavolo è bello duro. Sì, però a me vengono i reumatismi, secondo me. Ma è perfetto. So. Vabbè, mi faccio sedere, vediamo. Io mi siedo sulla panchina. Che ore sono? Io vorrei tirare fuori le pagine e lasciarle lì mentre vado con loro. Cioè, e poi lasciare di Flanagan con le pagine. Però è una cosa che sono abituato a fare. E non sei neanche tu un ladro avvezzo al legerdemain, quindi... via. Catroia. Sto diventando molto sottile questo. No, si è mosso. Non ci lasciare, non ci lasciare, di Benedettis. Fatemi ridere, porcaccia. Stai tutto. Facendo tutto tu, eh. Ma perché la parte più difficile rimane comunque rimetterlo sopra adesso. Non ci lasciare. Resta con noi. Santo Ignazio. Allora, adesso tu hai le pagine lì. Dai, andiamo. Lui ci riposa qui. Andiamo a fare questa ricerca. Perfetto. Sì, magari non proprio. No. Non capisco. Per un momento svuoto la testa. Che ore sono? Non ho il cellulare. Non ho il cellulare. Le due di notte. Quanto sarà? Sì, sì, più o meno. Hai 4 ore. Va bene. D'accordo. Andiamo a fare la ricerca. Sì, sì. E vabbè, niente, giriamo. Scricchio la schiena. Dimmi tu a che punto arrivo al libro con la pagina strappata. Se ci arriviamo o sì, se sì, ci arrivate per forza. E... beh, io non dipende quanto che rimane lì. Esatto, bisogna vedere come lui si io la pagina non l'ho vista, evidentemente, quindi non so. Non ma dipende, ma tu rimani con me. Non penso che mi lasci solo lì. Beh, o sì. Io devo. Devo saperlo, mi interessa saperlo. No, no, lo lascio libero. Ok, ottimo. Quindi tu hai le pagine e sei da solo. Sì. E noi stiamo cazzeggiando dall'altra parte. Tu parlavi solo inglese e italiano, da che ci ricordiamo sì, dalla scorsa puntata. Sì. È scritto in latino. Però io gli ho detto cos'era. Punto sì, di ci sono. Gli hai detto che era un rituale. Però i passaggi sono scritti in latino. Voi puoi vedere i disegni. Beh, ma io il latino, però, teoricamente, essendo prete, lo dovrei sapere. Magari non. Bene, ma qualche parola qua e là sì. Un seminarista italiano sì, un americano. Esatto. Magari se l'ha messa a memoria, ma non di più. Okay. Vero che vabbè, però non parla italiano lui. Beh, sì, io sì parlo italiano. Allora, dipende quanto è incasinato, perché una versione di latino, cioè una versione è un rituale, latino. È un rituale cabalistico del 1000. Ok. Ok, non è la cosa più semplice. Minchia, questa che cazzo hai fatto? Per me quel verde lì è migliore, guarda. Io volevo, sì, lo dico. Sì, sì. Io volevo far tirare. Che tutto il peso su quello centrale per me ce la fai. Io volevo fare in modo che. Sì, ma per quelli sopra. Quelli sopra è impossibile. Io volevo fare in modo che quando. Che poi non mi si tirassero loro fossero una merda. Ce la fa. Ma no, il problema è che sto sentendo mentre lo tiro che i due sopra gli pesano. Quindi nel momento in cui lo tolgo, fa come ha fatto a lui. Scattino, fa lo scattino. È, no? è tutta storta verso. Verso il computer. Sì. Quindi deve cadere dall'altra. No, guarda, non me l'ho fatto. Aspetta, non è ancora finito. Devi rimetterlo su. E sono momenti di tensione violentissimi in Dread. Vai Flanagan, vai. Bravo. Flanagan è sopravvissuto a questa cosa. Io voglio tradurlo e farlo, se è fattibile. È fattibilissimo. Ti serve solo qualche cosa per scrivere per terra, per disegnare un ottagramma, e qualche cosa che rappresenti una spada. Va bene anche un coltellino svizzero, per dire. Dov'è? Beh, ci sarà su qualche libro qualche simbolo, tipo di quelli in metallo che mettono sulle cose, magari qualcuno che sembra una spada o qualcosa di appuntito. Uso quello. E mi ferisco un dito. Non c'è nel rituale, ma nei film si usa sempre. È giusto. Leggi anche che probabilmente il Marchetti aveva chiesto a voi perché più è anziana la persona che compie il rituale, più efficace è il rituale. Ah.
Ok, vabbè, c'è più gente di vecchia di Flanagan. Sì, sì, ma non che gli deve un favore. Tu sei, e poi tu sei lo spirito dell'anzianità, cioè sei anziano a un livello più anziano, non aveva 25 anni. Quasi esatto. Come Angus. Quasi, quasi. Si può abbattere Angus. Non sa usare ancora il C per la De Flanagan, era solo un comando. È il fastidio. Io ho paura a sedermi ora perché è molto... Tu disegni l'ottagramma per terra e con la spada la pianti metaforicamente al centro di questo disegno che hai fatto per terra e vedi che il centro stesso del disegno che hai fatto sembra per un attimo essere fatto d'acqua e vedi effettivamente che ci sono dei piccoli spostamenti dovuti all'aria che fanno riverberare. Ci passa il dito tutte le volte che passa il ventilatore, la torre fa whip 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 whip. Quando hai detto piccoli spostamenti dovuti all'aria io pensavo solo alla torre. Non... ci passa attraverso il dito, ci infilo la testa, quello che tenendomi vedi... bene dall'altro lato se possibile. Quello che vedi dall'altra parte è simile a quello che avete visto nel sogno 2 anni fa quando siete stati trascinati di forza da Venkman dall'altra parte. Le strade che vedi intorno a te sono di una città gigantesca, completamente disabitata, sembra, in rovina. Il cielo è rosso violaceo e in alto sembra fluttuare una cittadella nera gigantesca, non sapresti dire quanto sia grossa. Ma devo fare la testa. Io non ho capito se questo che lui, la pagina che lui mi ha dato, era il libro che cercava o no, non era il libro che cercava. Quello che ti aveva detto lui era che questo rituale serviva ad arrivare in un posto dove probabilmente c'è il libro, dove i tuoi desideri vengono realizzati. Ok. Voglio l'ultima stagione di Game of Thrones in anteprima. Voglio che quello che mi sta sul cazzo Johnny Neve schiatti. No, so come disattivarlo. No, non c'è scritto. Prova a cancellare una riga. Si disattiva. Lo cancello. Prova a leggermi bene il foglio. Non è complicato da memorizzare ora che l'ho già fatto? No, non particolarmente. Perché non devi cantilenare. No, è proprio una allora questione... lo memorizzo bene e poi lo mangio. Ok. Data la tua costituzione non c'è bisogno di tirare. Io mi sono reso conto che manca una pagina. Sono già arrivato a quel punto? Sì. Cacabron del puer. Devo dire. Cabron del puer. Ho esperienza sufficienza con i tomi per capire che è strappata di fresco o no? Non sapresti dire quanto di fresco sia stata strappata. Provo. Potrebbe essere una settimana come un'ora. Boh. Non è mossa molto bene. No, qualcuno è stato qui. Io vedo che è stata strappata. Sì. Vedo anch'io. Okay. Beh, se sei con noi, sì. Ok, beh. Allora io chiamo la sicurezza e dico di blindare il Vaticano. Non esce più nessuno. Ok. Cosa sa... Ma scusate. Cosa vi... Avanti. Va? Sì. Ti abbiamo fatto andare a dormire? Abbiamo appena scoperto una cosa un po' strana qua. Ma scusate, perché deve averla strappata qualcuno? Non può essere entrato così, il libro è vecchio. No, questa pagina è stata strappata relativamente di recente. Potrebbe essere stato massimo fattore di un qualche mese. Si vede ancora dalla filigrana della carta in questo punto. Ma che è invecchiata. Bravo, mica male, il mio mestiere. Ha detto che Ignazio non ci vuole bravo. Io però vorrei riposare. Non sarà mica il giudice? E potrebbe essere stato, claro, il giudice. Erano passi avanti a noi anche con la bomba? Quando hanno fatto esplodere la carta. Non saprei come potessero... Per bloccare tutto. Come possono essere entrati qua senza... Non può scappare ladri. Se ci sono le uscite sono già bloccate. Non c'è perfetto. Problema. Lo sa bene come funzionano. Quindi possiamo metterci da qualche parte a riposare? Ho la pretesa... Ho la presunzione di essere quello che corrompe di più degli altri, forse. Guarda, le vie del Signore sono infinite, ma anche quelle del denaro, e soprattutto
della minaccia. Ma si stanca, eh? Cosa ne sa che magari il giudice, questo giudice qua, quando la famiglia della gente è in pericolo, le persone fanno cose strane. Claro, claro. Beh, tanto ormai da qui non esce nessuno, no? Dove possiamo dormire qui? C'è una stanza vuota? Non negli archivi, chiaramente. È tutto chiuso. Ma forse nel mio laboratorio possiamo prendere dei teli che usiamo per coprire le vecchie tele e ce ne faremo. Se dobbiamo dormire qua, ce ne faremo una ragione. Sì, ma io dormo male con persone strane. Temo che non posso lasciare dormire nei musei che apriranno al pubblico domani. Sa, non vorrei che ci sia per il signore. Una stanza in guardiola? Eh? Una stanza in guardiola magari. Nelle camerate dei soldati. Magari la troviamo. Senza soldati però. Sai che io poi strillo la notte se c'è gente. Quella è una camerata. Ci sono tutti. È un brutto spettacolo. Dormiranno male loro. Non possiamo tornare. Avete conto che il contingente della Guardia Svizzera è di 75 soggetti? Non possiamo tornare nelle nostre stanze? Temo che il comandante Kurt abbia imposto il coprifuoco. Questa è la sua autorità. È casa tua? Chiaro, ma in questo caso è una questione di sicurezza, non più di arte. E quindi dobbiamo dormire qua negli archivi? Finché il comandante Kurt... No, potete girare. Ma io non ce l'ho un amico che mi può offrire una stanza qua. Non si può... Dentro il Vaticano. Ma non è assolutamente... Lui ha chiuso il Vaticano, non ha chiuso gli archivi. No, io ho chiuso il Vaticano. Ah, ok. Cioè, non è assolutamente un problema, io ce l'ho un amico che mi può ospitare qua. Ma certo, infatti. Che problema c'è? Dai che ci fa il pacchetto. Io prendo da parte padre Ignazio e gli dico... Al di là della pagina, stava per appoggiarsi al tavolo. Sì. Si ricordi che la Biblioteca Vaticana è interamente digitalizzata, quindi la pagina è disponibile. Sarà vera questa cosa? No, sì. Sì, è la vero. La fa NTT Data, è vero. Con cui lavora Mauro. Ciao Mauro. No, ciao, è vero, Mauro. È verissimo. Ma non su questo mondo, Ptira. Come non su Ptira? Lo sa. No, è vero, dai. È verosimile. È vero. Magari quel libro no. Perché è stato non digitalizzato apposta perché non vogliono che la gente lo... Tu vuoi farmi tirare! Questo è vero però. Questo è vero. Sì, è un libro molto... Era uno di quelli di cui non ne era segnato niente. Vabbè, allora, aspettate, il discorso è questo. Io ho suggerito. Gli archivi vaticani sono digitalizzati. Poi per trovare quello magari bisogna fare un tiro, però gli archivi vaticani sono oggettivamente... Dimmi tu se devo fare un tiro o no. Se vuoi cercarlo digitale, sì. Io sto pensando a che indagini fare, questa mi sembra più logica. Vai. Quindi se cade la torre finisce su in gag. Ma come lo cerchi adesso, scusa? Eh? Qua adesso in questa stanza lo può cercare? Beh, ci sono i terminali. Nelle stanze qui? Beh, no, mi sembra una cosa più logica, no, appena fuori sì. C'è un bagno qui? Quello dove sei andato prima. Esatto. Degli archivi? Eh sì. Compagna dei benedetti? Oh sì, certo. Mentre lui fa ricerche vado in bagno con dei benedetti. Assolutamente impossibile. Come no, di qua. Giro di qua. Dobbiamo fare. Giro di qua. Sai qual è la merda? È che dovremmo fare il rituale, poi dovremmo fare un tiro. speriamo che. Perché dobbiamo fare un tiro? Chi lo sa. No, facciamo un rituale, ci buttiamo dentro. Fine. Però puoi decidere di fallire, se vedi che. No, chiaro. Infatti penso proprio che a questo punto non troverò il. Si è mosso. Vabbè, ma se deciderò di non tirarlo fuori. Anche puoi interromperti, sì, giusto. Ma si è mosso? No, 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 si è mosso al torre. Si è mosso la torre. Sì, quella torre ha una stabilità. Il prossimo che tira è morto. No, ma è impossibile. No, io ce la faccio a farne uno. Anche io, forse. Sì. Ne ho trovato uno. Noi siamo esperti, non siamo mai morti a dritto. Io non ho mai perso una volta Jenga in vita mia, ma questa qua siamo un po'. Oltretutto è la versione hard di Jenga perché sì, esatto, questa torre è stronza. Cosa fai? Dammi ancora 5-10 secondi, poi intanto racconto. C'è una parte dei blocchetti che sono verniciati e quindi hanno un'altezza diversa, esatto. E un'aderenza diversa. Beh, mentre lui intanto dice ringraziate l'IKEA che vi fa giocare a livello hard. No, mentre dice questa cosa io porto lui nel bagno. E proprio mentre entra nel bagno chiudo la porta. No, io, cioè, magari tu ci riuscirai. Io non gli dico di stare sulla porta, io tiro fuori il coso e inizio a disegnare l'ottagramma. Bravo! Okay. Io mi sono perso su a cercare negli archivi digitali. Sei finito su YouPorn. Su Vine Gag, meme. Potrebbe essere un problema dall'altra parte, però non penso che abbiamo alternative, visto che tra un paio d'ore arriveranno quelle 15 chiamate sul mio cellulare. Tra cui anche la sveglia, tutti i giorni alle 6 di mattina. E quindi cosa c'entra il cellulare?
magari entriamo qui. Va bene, d'accordo. Tanto ci siamo già stati, è un posto gestibile. Era un sogno. No, mi sa che non hai capito dove andiamo. Vabbè, fammi finire. Finisci? Non sono isolati da noi, vero? Sono in bagno. Dai, sono okay. Eccesso. Quanto? Faccio vedere. Blu, lo fa ancora? Sì. Oh, mamma mia. Oh, andiamo? Oh, Maria Santissima. Madonna, incoronata. Shoo! Un bel salto. No! Dentro. Poi io prendo con il pugno la spadina. E probabilmente ci muoio o ci perdo un braccio, ma... un dito. Stai facendo la mossa alla scheletro. Esatto. Esattamente. Ti rompi lo specchio da... Ti richiudi il portale alle spalle. Cerco di buttarmi dentro tirandomi dietro anche il pugnale. Ecco, per questo tiri. Ah, è la mossa scheletro. Magari perde un braccio. No, non è la mossa scheletro. La mossa scheletro è che lui entra, lo spacca e lo tira fuori. E il discorso è lo stesso. Quando tiri via ma spalle... magari fa così, fa... No. Punto, tira. Posso usare questo? No. Oh, se no, manto. No, nel senso, siamo... Prendi una mano al posto di Peter Venkman, che ha perso tutto il corpo. Esatto. Sappiamo che questo silenzio non è molto radiofonico, no. Ma... Però c'è un sacco di tensione in questo momento, si sta passando letteralmente tutti. È meglio il silenzio delle bestie. Eccolo! Oh! Questo rumore, se non si era capito, era il... Dread! Era molto su. Tu sei stato scaraventato dall'altra parte del portale. E tu, allungando la mano, senti la spada che si stacca. Non eri ancora passato dall'altra parte perché eri in una via di mezzo da una cosa all'altra. Però mai contento. E sei da solo, non sei più in quella città che avevi visto prima. Sei nel limbo, non c'è assolutamente nulla intorno. Solo il nero. Mi sa che non ci sono scelte TV qui. E tu arrivi dall'altra parte e sei completamente da solo. In questo momento voi sentite un'esplosione. No. Ma un'esplosione preceduta da pipupirupi, pipupirupi, o no? E in quel momento la guardia stava aprendo. Come la si fa intera o bisogna togliere i pezzi? No, la si fa che intanto adesso finisce la puntata. Esatto, questa è la esatto. Su questo momento si chiude la puntata. Avvocato! Ci sono tre pezzi là, Padre. Secondo me si chiude con Fred Flanagan che fa dalla trave e fa avvocato! E nel frattempo si vede tantissime cose nere che si muovono al limitare del campo visivo. E io che mi guardo attorno in questa città perduta nel nulla. Povero padre. Anche perché Flanagan non hai idea di come tornare indietro. Cioè non c'è però niente. Però so che qui si possono avverare i desideri. Sì. E sai cosa vuol dire Claudio? Vuol dire che Flanagan tornerà. Sì, ma i desideri mi sa che non sono sempre come li vuoi tu. No, no. I desideri sono innanzitutto una persona. E poi ci sarà un prezzo da pagare. Ma lo scopriremo alla prossima puntata. Chi lo sa quando di capiterà? Tra due anni. Tra altri due anni, perso nel limbo. Quando avrò il coraggio di rimettere in gioco padre e comunque Flanagan. Lo ammetto, secondo me... Il momento più bello perché non l'ho collegato, l'hai collegato tu, è quando ho detto che ho buttato il C4 nella plastica. Mamma mia, che bello! Ma perché io non l'avevo messo detto con l'intenzione che fosse plastico? Del plastico. E quindi quando tu poi hai detto, giustamente è plastico, ti giuro, mi sono trattenuto perché stavo per scoppiare a ridere come un cretino. Quello che avete ascoltato era Fumble, abbiamo giocato a Dread. La campagna si chiama L'Angelo della Follia. Oui. Ed è Flanagan. Sì, Flanagan è l'angelo della follia. No, Flanagan, Flanagan, okay. È l'angelo della follia. Complimenti Fabio, sono stato molto contento quando hai giocato giustamente la cosa, sì. Ma perché mi è piaciuto molto. Me ne sarei accorto prima se non avessi giocato tutta la sessione in questa maniera. Era perché lui già lo conosceva. Se vi piace Fumble potete fare diverse cose per aiutarci, potete andare su fumblegdr.it e fare una donazione. Regalarci del Jenga più stabile. No, io l'ho comprato apposta. Sì, ma se ci fosse stato un Jenga normale frate Flanagan non sarebbe morto, quindi regalateci. Non è morto, è semplicemente sospeso. Potete andare su qwerty.it e diventare soci, potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare i manuali di urbanismo usando il codice
Fumble now! Flagger now! Le cose meno monetarie sono condividere la puntata, andare su iTunes e lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 Jenga. Giusto. E a 5 Nokia. E continuare ad ascoltare Fumble, perché a settembre ci saranno delle cose in regalo a chi è socio di QWERTY o ha dato dei soldi a Fumble, e ci saranno di nuovo degli eventi che faremo live. Uno sicuramente è il 10 settembre alla WESM di Sesto San Giovanni. Yes. E sì, si ricomincerà a giocare alla Forgia degli Eroi un martedì al mese, quindi se siete a Milano fatecelo sapere. Quello che avete ascoltato è Fumble. Settimana prossima altro grande ritorno al passato. Whee! Con Alcanfer, Grimdain, Rama, oh mio Dio, e Rotar e Karkadir. Non dimentichiamo Karkadir. Ho messo la maglietta apposta, ma la rimetto anche settimana prossima. Accendete un cero per favore per Rama, perché è con Grimdain, Karkadir, Rotar e Alcanfer, che non è da meno, che non è tranquillo lì, quello che bruciava le persone a caso. Sì, però tra il gruppo, tra quelli che hai appena citato, è il più tranquillo. Hai la potenza distruttiva maggiore. Karkadir ha solo la potenza distruttiva maggiore, ma è il più tranquillo. Karkadir in realtà non ha mai combinato grossi problemi se non con Grimdain. Vero. È che dava corda a Grimdain. Io mi ricordo l'inizio della puntata, della scorsa puntata di Exalted, in cui ci spiegavi come funzionavano le scintille, i punti, come si dice, e Roberto fa: voglio fare una chiamata per vedere quanto sono forte. Ok, hai 20 punti, quanti ne usi? 20! E hai obliterato tutto il villaggio che c'era attorno al tempio, esatto, in una colonna di fuoco gigantesca, attirando l'attenzione di tutti, sì, quelli che vi cercavano. Scusa, ha detto: non conoscete ancora i vostri nuovi poteri, sono cambiati, io prima ero una persona potentissima, voglio vedere quanto si spinge il mio potere. Ma infatti, corretto, correttissimo. Era il personaggio, però anche un'azione talmente carta. Comunque mi sono appena reso conto che quando l'ottore in credibilità è stata una gran mossa cercare di togliere questo da questo lato. Devo cercare di farlo dall'altro lato. Non cambiava niente, perché ci ho provato anch'io e non se l'avessi mai fatta. A settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Buonanotte. Buonanotte. Grazie Fabio. Buonanotte.